La giornata in due punti. Primo, capire perché la campagna Riapriamo gli ospedali non è una battaglia locale. E per capire questo vi voglio dare alcuni elementi di contesto che sicuramente saranno poi approfonditi nel resto della mattinata. Cerco di leggere per essere più breve possibile e rubare meno tempo agli altri relatori. Allora, la sindemia provocata dal Covid-19 ha reso evidente la crisi strutturale della sanità ben precedente alla diffusione del virus, perché la sanità è stata depauperata da anni di tagli qualificati con un linguaggio che definirei orwelliano, razionalizzazioni. La conquista di un sistema sanitario nazionale che Tina Anselmi ha istituito nel 78 con la legge 833 era stato definito dall'OMS nel 2000 come il secondo migliore al mondo dopo la Francia. Purtroppo è stato progressivamente smantellato a seguito di scelte politiche che hanno privilegiato i privati e le grandi strutture a scapito della medicina del territorio. Le tappe principali di questo smantellamento sono state l'aziendalizzazione della sanità e la fittizia concorrenza pubblico-privata introdotta con la riforma De Lorenzo del 92, sappiamo il decreto 52 del 92 che è stato approvato il 30 dicembre del 92, poco tempo dopo il ministro è stato arrestato nell'ambito di Tangentopoli. Inoltre le altre tappe di questo progressivo declino sono il combinato disposto del blocco del turnover, del federalismo sanitario, perché dopo la riforma del titolo V del 2001 c'è stata la regionalizzazione di cui abbiamo visto gli infausti effetti durante la pandemia. E poi le politiche di austerità del piano di recupero finanziario del 2008, altra batosta, no? Queste tappe hanno fatto venire meno di fatto l'uguaglianza sostanziale prevista dalla Costituzione per il diritto alla salute. Da molti anni il diritto alla salute dipende dalla latitudine in cui uno risiede e l'autonomia differenziata di cui temiamo l'implementazione rischia di balcanizzare definitivamente il nostro sistema sanitario. La crisi strutturale è nei numeri. Allora, i posti letti di ospedale pubblici erano 311.000 vent'anni fa, nell'ultimo annuario erano 144.000, cioè meno della metà. Molti ospedali sono stati chiusi, in taluni casi trasformati in alberghi di lusso. Poi però durante la pandemia le regioni hanno dovuto affittare stanze di ospedali per mettere i malati Covid. È di pochi giorni fa la denuncia della Federazione Nazionale degli Ordini Professionali delle Professioni Infermieristiche sulla mancanza di 63.000 infermieri nelle corsie degli ospedali, con tre regioni dove il fabbisogno è maggiore, la Lombardia, il Lazio con 6.992 infermieri in meno. In compenso, negli ultimi anni circa 20.000 infermieri sono andati all'estero a cercare lavoro. A inizio settembre 8 regioni su 20 avevano dato le carenze dei medici di base. Solo 8. E da queste 8 che hanno dato i dati emerge che 1.200 medici di base mancano e che l'emergenza questo ha lasciato scoperti 1,5 milioni di assistiti. Dal rapporto del Censis del 2019 questi effetti
si sono tradotti ad esempio nel fatto che 19,6 milioni di italiani avevano provato a prenotare una prestazione del servizio sanitario e poi, constatati i tempi lunghi di attesa, hanno dovuto rivolgersi alla sanità a pagamento. Insomma, l'Italia si è trovata del tutto impreparata a reggere le conseguenze del Covid e a dimostrarlo è il quarto rapporto del network di esperti Salute Equità. Vi voglio dare solo questo numero. Emerge che nell'aumento di decessi nel 2020 è stato dovuto per la maggior parte al Covid e per il restante 57% ad altre patologie non legate al Covid, proprio perché il Covid ha determinato una mancanza di prevenzione sotto tanti profili. Pensate che nel 2020 le chemioterapie sono diminuite del 30% o i ricoveri di chirurgia oncologica del 13%. E purtroppo sembra che la politica non abbia imparato la lezione che il Covid avrebbe dovuto imprimere, perché dal PNR nella missione 6 non sembra che ci sia una presa di coscienza sul cambio da dare. Allora passo agli obiettivi della campagna, riapriamo gli ospedali. Ci sono studi scientifici che hanno studiato una correlazione statisticamente significativa tra chiusure di ospedali e tasso di mortalità. La società civile si batte per contrastare questa tendenza in molte città d'Italia. Attualmente su change.org sono aperte circa 115 petizioni attive e quindi la nostra battaglia non è di tipo localistico, ma il Forlanini e il San Giacomo sono casi paradigmatici, insomma, di questa situazione. E la nostra intenzione è quella, da un lato, di le iniziative di questo comitato costituendo Riapriamo l'ospedale, quello di provare ad utilizzare uno strumento di democrazia diretta, non più le petizioni, ma una legge di iniziativa popolare regionale, secondo la legge 24 giugno 2020, la numero 4, che prevede questa forma di democrazia diretta. Ecco, il comitato non intende fermarsi a questi due ospedali, ma ha intenzione di mettere in rete un po' tutte le istanze sul territorio. Ecco, vi ringrazio. Allora lasciamo libera la sindaca, come avevamo programmato, e ci aggiorniamo presto, le facciamo gli auguri per la sua campagna elettorale e manteniamo un contatto attivo su questa problematica. Grazie a tutti, grazie ai due organizzatori e grazie anche per questi numeri molto interessanti e molto drammatici. Io credo, come aveva accennato il professor Biferali, che il silenzio intorno a queste vicende, a questa tematica, sia scandaloso. Per cui, per quella che è la mia possibilità, io sono pronta a dare voce, l'ho fatto prima, lo faccio adesso, continuerò a farlo, alle istanze che questo comitato vorrà portare avanti, perché ritengo che, al netto del fatto che questa possa essere una battaglia scomoda per un certo tipo di politica, sia una battaglia giusta e come tale vada perseguita senza se e senza ma. Quindi fate tranquillamente affidamento su di me per qualunque tipo di iniziativa. Grazie a voi.
Allora continuiamo. Io i ringraziamenti in parte li ho fatti, però ho ringraziato la sindaca, ho ringraziato l'amministrazione comunale per la concessione di quest'aula. Ringrazio l'ampio e prestigioso panel di relatori che si alterneranno, diciamo, che hanno accettato generosamente di partecipare come dovere civico alla nostra iniziativa e a questa nobile battaglia. Ringrazio il maestro Nino Labarbera, il mio amico da sempre, che ha voluto partecipare generosamente alla nostra iniziativa con l'esecuzione di questo quadro bellissimo, La fucilazione del San Giacomo, che abbiamo qui esposto, un'allegoria che da sola interpreta con l'intuizione e la sua intelligenza artistica la ferita della chiusura dell'ospedale. Ringrazio la dottoressa Trocino, che è stata qui con me, un'economista e presidente dell'Associazione Bene Comune di Stefano Rodotà, con cui ho condiviso e condividerò la moderazione di questo convegno, che mi è stata vicina volontariamente per tutta l'estate in questo faticoso lavoro fatto senza segretari e senza staff, soprattutto cercando di superare diffidenze e ostacoli che io personalmente non prevedevo. Ringrazio Italia Nostra, oggi rappresentata dalla dottoressa Granito, che però credo che non possa venire, ma sarà rappresentata dalla dottoressa Trocino, e la mia combattiva amica Oliva Salviati, senza la quale, con la sua tenacia e le sue battaglie legali, non avremmo potuto avere l'occasione di ritrovarci qui insieme e per legittimità dell'ospedale. Ringrazio soprattutto Furio Colombo, che doveva essere qui con noi, ma diciamo così, un 91enne a volte ha delle defaillance, quindi non è potuto venire ad essere in presenza, ma è stata una persona che ha condiviso tutte le battaglie con me dall'inizio contro la chiusura e poi per la riapertura dell'ospedale. È stata una persona splendida, con la sua testimonianza, la sua intelligenza, e ci ha inviato tuttavia un video che noi riproporremo, quindi potremo ascoltare le sue parole. Ora, la giornata di oggi ha un titolo che è la nostra iniziativa, riapriamo gli ospedali, il San Giacomo e il Forlanini sono solo un inizio. Ma la mia storia personale, come molti sanno, sono stato un medico del San Giacomo dal 2008, cardiologo, e ancora oggi lavoro nell'ambulatorio di Via Canova. E ogni mattina davanti a me guardo questo palazzo con il portone chiuso e semidistrutto dal tempo, e questo mi coinvolge emotivamente sull'aspetto dell'ospedale San Giacomo. L'ospedale San Giacomo ha un'arma in più rispetto agli altri ospedali. C'è una sentenza che codifica l'illegittimità di questo atto di chiusura. Ricordo una storia infinita che i nostri ospiti racconteranno nei dettagli. Era la primavera del 2008 ed erano stati appena conclusi dei costosi lavori di restauro e di modernizzazione di alcuni reparti dell'ospedale, dei hospital, la gastroenterologia e la rianimazione con attrezzature mediche di avanguardia, con un costo di circa 10 milioni di euro. E tra l'altro, sempre nel 2000, durante il giubileo, erano stati alcuni reparti dotati di moderne attrezzature, come l'unità coronarica dove io lavoravo, con un laboratorio di emodinamica e di elettrofisiologia, veramente niente da invidiare agli ospedali più blasonati della capitale. Era un ospedale cosiddetto d'eccellenza, ma non lo dicevamo noi, lo dicevano i pazienti. Un ospedale di una storica eccellenza, perché la storia del San Giacomo è infinita. Addirittura avevamo dei centri di riferimento nazionale, come la nefrologia e la dialisi, l'ortopedia, la migliore di Roma, se vogliamo dire, e poi aveva dato nascita a una scienza nuova che era l'epatologia nel 1960. Quindi era un ospedale che produceva, oltre che assistenza, produceva anche cultura medica. Avevamo 170 posti letto e un DEA di primo livello, quindi un posto dove i pazienti potevano essere assistiti nella maniera ottimale. Avevamo 25.000 accessi all'anno di pazienti, un bacino di utenza tra uffici, residenti e stranieri, turisti, circa 1 milione di persone.
L'11 agosto dello scorso anno, dello stesso anno del 2008, Piero Marrazzo, che era presidente del Lazio, fu nominato dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi commissario ad acta, quindi come se fosse stato il direttore dell'ospedale. Neanche 20 giorni sono passati, il 4 luglio, quindi guardate questo sincronismo, no? Cioè il commissario, paf, chiude l'ospedale, con la scusa di un piano di rientro, un risanamento del bilancio della regione e quindi ricondurre i posti letto all'interno di uno standard nazionale, decise di chiuderlo, poi salvo poi conservarli, questi posti letto, su strutture private come l'ospedale di Trigoria. I medici e gli infermieri venivano trasferiti in ordine sparso sugli ospedali romani, distribuito senza un criterio di razionalità, come un mazzo di carte da gioco sul tavolo della sanità romana. Così i dipendenti trasferiti, demansionati sul territorio, e migliaia di pazienti abbandonati al loro destino. Questa era la realtà dell'ottobre 2008. Quella data che la città perse l'unico pronto soccorso nel centro di Roma, perse una storia sanitaria antica e con lo smembramento delle equip mediche si è distrutta una grande professionalità costruita nel tempo. A 15 anni della chiusura dell'ospedale dobbiamo osservare quattro cose. Non è stato venduto, resta forse in attesa di essere svenduto. Non è stato riconvertito, rimane inaccessibile. Unica certezza, un abbandono all'incuria. Questo non è possibile. Ora abbiamo questa sentenza che ha definito illegittima la chiusura e quindi è obbligo, è un dovere civico farlo rivivere, combattere per non far cadere l'oblio, questa è la parola che hanno bisogno i politici, devono avere bisogno dell'oblio su questa ferita, della perdita, della sottrazione di un bene che appartiene a tutti, non solo come sanità, ma anche come polo culturale, storico della città di Roma. Non possiamo soprattutto tacere dopo le recenti parole dell'assessore alla sanità della Regione Lazio, in cui dice, dopo la sentenza, non abbiamo bisogno di altri posti letto e non abbiamo bisogno di trovarli in ospedali, secondo lui, irrecuperabili. È troppo vivo il ricordo, come hanno citato, dei giorni dell'emergenza sanitaria. Abbiamo visto allestire addirittura delle tende davanti agli ospedali. Giorni in cui un posto letto di terapia intensiva poteva fare la differenza per salvare una vita umana. Mentre invece voglio chiudere la presentazione, diciamo, della sessione con le parole di un uomo molto sensibile, che è il Papa Bergoglio, che durante la sua degenza in ospedale a luglio, affacciandosi sul balcone nell'Angelus, ha detto delle parole che vorremmo sentire dai nostri politici. Ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c'è in Italia. Un sistema sanitario che assicuri una buona assistenza a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso, bisogna mantenerlo. È per questo che occorre impegnarsi tutti. E chiude, gli ospedali non vanno chiusi, ma vanno aperti. Grazie al Papa Francesco. Dopo i ringraziamenti iniziamo a parlare del tema che abbiamo voluto dare inizio con la storia. Ovviamente bisogna sempre parlare della storia e pertanto io dovrò presentare questa sessione che gli ospedali nella storia, asili di cura e beni del patrimonio culturale e artistico. Invito pertanto il mio amico il professor Lucio Villari al tavolo della... Lucio Villari, per chi non lo conosce, ma non credo che ne siano tanti, è un professore emerito, è professore emerito di storia contemporanea all'Università Roma III, nonché presente nel comitato scientifico della trasmissione Rai Storia, molto, molto seguita e molto attenta, nonché scrittore, vincitore di premi letterari, sempre in ambito storico. Credo che ti lascio la parola
e così sentiremo un po' quello che è la, diciamo così, l'esempio nella storia recente della nascita del Servizio Sanitario Nazionale. Come nasce questo Servizio Sanitario Nazionale? Grazie Lucio. Io non so se si può parlare senza maschera o che... Sono autorizzato dal dottor, dal professor Biferale a parlare senza maschera. Abbiamo le distanze. No, grazie della tua presentazione. Ho accettato molto volentieri questo invito a dire due parole su questa cosa, ma già nell'intervento della sindaca e poi nell'esposizione fatta dal professor Biferale del problema del San Giacomo in particolare, di cui il manifesto, su cui il manifesto che qui vedete ha dato un giudizio storico inappellabile, insomma già la storia è stata, come dire, spiegata, nel senso che intanto il lascito del cardinale Salviati era l'indicazione sull'uso di questa struttura, è già un documento storico fondamentale che ci permette di capire che coloro che hanno costruito un ospedale pubblico come il San Giacomo avevano la consapevolezza di rendere un servizio alla città, al punto tale che nel testamento, diciamo, nell'indicazione della funzione di questa struttura si riafferma il principio della funzione di questo ospedale, che è una funzione pubblica, appunto, di assistenza, di aiuto, di cura, di sorveglianza sanitaria, eccetera. E c'è appunto in questa testimonianza storica, c'è già la chiave del problema di cui oggi noi parliamo. Cioè evidentemente noi affrontiamo un problema come questo in una riunione informale, non ci sono politici, non ci sono ministri, non ci sono autorità, ma c'è la sensibilità dei cittadini romani o di alcuni cittadini romani come siamo noi, che testimoniano forse per tutti i cittadini della città, testimoniano questa esigenza di ribadire intanto un principio che ha i fondamenti e affonda nella storia della città di Roma, ma affonda nella consapevolezza che senza questo fondamento forse nessuna iniziativa politica o sociale può avere uno sviluppo e una continuità accettabili. Cioè il fondamento che la sanità è un problema pubblico, cioè un problema che riguarda la collettività non solo di una città ma di una nazione. E quindi, come è stato pure detto stamattina, affrontando noi in modo così informale un problema come questo, noi non facciamo una questione municipale di Roma, facciamo una questione che da Roma si irradia un po' diciamo, nella realtà del nostro paese. E la realtà del nostro paese è che, partendo da un sistema sanitario pubblico impiantato dopo la guerra in Italia, che aveva le sue ragioni storiche e sociali ben precise, si è arrivati via via, gradualmente, a smantellare questo concetto della pubblicità e dell'interesse pubblico della sanità, fino a delegare con le modifiche fatte all'articolo quinto della Costituzione, al titolo quinto della Costituzione, a delegare solo alle regioni il compito di operare sul piano della sanità. Sembrava un principio giusto di decentramento, si è rivelato un principio deleterio, secondo me, perché ha fatto perdere quell'idea fondamentale dell'interesse nazionale per la sanità che c'era nell'articolo precedente della Costituzione che fu modificato in questo senso. E allora io direi, cominciamo a riprendere contatto con la Costituzione, che con l'articolo 37 dice che il problema della sanità pubblica è un problema che interessa la Repubblica.
La Costituzione nostra non usa il termine, spesso evita di usare il termine Stato, non so perché, ma insomma lo so, ma c'è una spiegazione storica nei dibattiti della Costituente. Non si parla tanto di Stato perché purtroppo venivamo da un periodo ventennale di fascismo in cui lo statalismo era stato imperante e aveva provocato anche tragedie enormi. E allora si pensava di sostituire la parola Stato con la Repubblica, ma il senso è questo: lo Stato tutela la salute dei cittadini e crea a questo scopo gli istituti e le funzioni che ogni Stato moderno dovrebbe avere. Da dove, ecco, qui io la farò breve naturalmente, non vi preoccupate, non faccio una lezione universitaria, ma cerco di dare un contributo soltanto di informazione storica. Da dove nasceva questo articolo della Costituzione che diceva che la Repubblica tutela? Beh, aveva un riferimento storico contemporaneo molto preciso, che veniva dall'Inghilterra. Io ho portato con me questo volumetto, che è datato 1943 e che era affidato agli ufficiali inglesi che venivano in Italia, che avevano, diciamo, insieme con le armate americane, le armate inglesi avevano contribuito alla liberazione dell'Italia, allo sbarco in Sicilia, eccetera. E nel 43, nell'imminenza dello sbarco in Sicilia, la stamperia reale di Londra stampò in italiano questo testo del piano Beveridge del 1942, che stabiliva i principi fondamentali della protezione sociale dei cittadini inglesi. Intendiamoci, protezione sociale, non civile. Protezione civile è un'altra cosa. La protezione sociale comprendeva questo principio della sanità pubblica. Il 10 giugno del 41, esattamente un anno dopo che l'Italia aveva dichiarato guerra alla Gran Bretagna, la Gran Bretagna in guerra, il governo inglese, presieduto da Winston Churchill, affidò a un comitato di esperti e di studiosi, di medici, di economisti e di sociologi il compito di varare un piano di protezione sociale dell'Inghilterra. La parola piano poteva dare luogo ad equivoci, perché la pianificazione sovietica quasi contemporanea svolgeva un'opera di pianificazione anche in questo campo, nell'Unione Sovietica. E allora l'idea di elaborare un piano significava imporre un principio assolutamente nuovo per un partito conservatore come era quello a cui apparteneva Winston Churchill. Bene, questo conservatore ebbe il coraggio di, in piena guerra, e mentre Londra era semidistrutta dai bombardamenti tedeschi, ebbe il coraggio di quello fare... Che... Come? Posso continuare? Ebbe il coraggio di formare questa commissione. Ora, io non posso naturalmente soffermarmi sul piano Beveridge, ma so che dal 10 giugno 41 fino al 20 novembre 42, quando il professor Beveridge, che era un rettore dell'università inglese e presiedeva questa commissione, consegnò a Winston Churchill i risultati di questo piano, che si conclude con queste parole: il prevenire le malattie, per quanto riguarda la sanità, il prevenire le malattie, il diminuirle ed alleviarle, scopo principale dei servizi sociali. Ascoltate bene le parole, perché è importante la serietà con cui viene fatta questa dichiarazione. Quindi, intanto il prevenire le malattie, diminuire le malattie, scopo principale dei servizi sociali, sono fatti di comune interesse per tutti i cittadini e da questo fine sono ottenibili maggiori risultati proprio durante la guerra, per i vari disastri che comporta anche sul piano sanitario, che cementa
l'unione dello spirito nazionale. Ecco, io non dico le altre cose che Beveridge dice a conclusione di questo programma, ma credo che lo spirito che io indicavo prima come fondamento di ogni iniziativa che si possa prendere sul piano della sanità nazionale sottolinei questo carattere non solo dell'importanza comunitaria dell'interesse sanitario nazionale, quindi non soltanto individuale del malato o della clinica o dell'ospedale XY, ma una visione fondamentale, strutturale di ogni sistema sociale moderno e in questo caso di ogni democrazia moderna. Stiamo parlando di un momento in cui si sta combattendo una battaglia decisiva fra il nazismo, cioè la non democrazia e la illibertà, e il mondo libero, libero e democratico. Conservatori o laburisti che fossero gli inglesi, tuttavia loro erano d'accordo e hanno votato alla Camera dei Comuni questo documento che si conclude così nella presentazione di Beveridge: il piano di protezione sociale è presentato da chi ha la piena convinzione che in questa crisi suprema il popolo inglese non si troverà accorto né di coraggio né di fede né di sentimento di unità nazionale né di potenza spirituale e materiale per adempiere al compito di raggiungere la sicurezza sociale e la vittoria della giustizia fra le nazioni, della quale la sicurezza stessa dipende. Noi ora non siamo in guerra in Italia, però l'epidemia di questi anni è stata paragonata a una situazione di guerra anche per certi casi. Ecco che in questo momento cade questo incontro di oggi come un frammento di necessità che i cittadini, della consapevolezza che i cittadini devono avere non solo a Roma, dell'importanza degli ospedali pubblici in una società come questa, che tanto più è evoluta e si trasforma e tanto più pubblica è, nel senso che tanto più coinvolge tutti i cittadini, non solo i malati, ma i medici, coloro che lavorano nelle strutture, coloro che contribuiscono anche al di fuori di queste strutture, come il caso mio in questo momento, che sono uno storico che si occupa di queste cose, ma perché sa che la storia è piena di questi riferimenti di cui Beveridge parla. Perché la sanità pubblica è stata una delle prime cose, starei per dire, pensando a Roma come capitale anche del mondo cristiano e cattolico, una delle prime cose che interessò, e devo dire positive, che interessò la Chiesa, la quale immaginò al tempo delle crociate che, come sapete, sono svolte nel corso di quasi due secoli, implicando, come potete immaginare, non solo malattie, morti, epidemie di quelli che partivano per la Terra Santa, ma mutilazioni, ferite, disgrazie sociali di varie, ma immaginò che si potessero creare delle strutture militari ospedaliere, così è detto nelle prime formule che venivano usate, di cui oggi abbiamo una testimonianza forse ultima, che è la struttura dei Cavalieri di Malta, la quale è una struttura ospedaliera anche. Voi sapete che i Cavalieri di Malta hanno un ospedale a Roma, hanno delle strutture sanitarie, ambulatori, che discendono da questa antichissima esperienza medievale che nasce con le crociate e che si diffonde in Europa in quello stesso periodo, anche per i secoli successivi. È il caso che il primo ospedale moderno fondato in Europa per l'assistenza ai bambini infermi fu elaborato a Toledo, in Spagna, nella Spagna cattolica di Isabella di Castiglia, perché fu considerata fondamentale la protezione dei bambini, la protezione sociale e comunitaria dell'infanzia. Siamo alla fine del 400, quindi dovete immaginare quanta maturazione c'è in questa visione
ospedaliera pubblica che ha il mondo cattolico e cristiano europeo. Forse in Oriente non c'era questa sensibilità, in altre zone non c'era, ma bisogna riconoscere che in Europa fermentava questa idea che la salute pubblica dovesse essere protetta pubblicamente, cioè da strutture pubbliche. Insomma, io avrei molte cose da dire naturalmente su questo argomento, poi dopo di me Emanuela Lucchetti, la mia collega storica, può soffermarsi su alcune esperienze particolari della Roma moderna e contemporanea a proposito di strutture ospedaliere pubbliche. Ma io vorrei ribadire questo concetto, che se noi partiamo dalla storia dell'ospedale San Giacomo risaliamo, come vedete, a altri problemi più grandi, più complessivi, a visioni più grandi, più alte, noi possiamo contribuire come cittadini, no? Quindi non siamo medici noi che abbiamo, o infermieri, ma come cittadini a rendere consapevoli gli altri concittadini di che cosa stiamo trattando, di che cosa stiamo parlando. Io vedo che, ti permettete un accenno all'attualità, perché siamo nell'imminenza delle elezioni amministrative, ho apprezzato molto la presenza del sindaco questa mattina, perché non vedo in questa campagna elettorale che c'è al Comune di Roma, nei candidati, diciamo, che si presentano per chiedere il voto, un minimo accenno a questo problema di cui oggi noi ci occupiamo. Perché? Io per esempio avrei voluto che qui fosse invitato l'ex presidente Marrazzo, che ci spiegasse quel motivo della sua cosa. Non sarebbe venuto male. Marrazzo che sia perché... autoesiliato in Israele a fare il rappresentante della RAI. Come? No, è in Israele, a Gerusalemme, che fa il rappresentante. No, siccome oggi sentivo una notizia che, siccome l'ex presidente Berlusconi è incriminato per i reati che voi sapete, lui non si presenta al tribunale, preferisce starsene a casa e dire che non accetta neanche la visita medica, dicendo con disprezzo: processatemi, ma io non riconosco la giustizia. Questa esperienza del San Giacomo nasce anche dall'ideologia di questo personaggio che tu hai citato, di questo signor Berlusconi, che offende la magistratura, secondo me, e offende lo spirito civile che noi qui rappresentiamo, rifiutando perfino l'andamento naturale delle procedure giudiziarie. Non c'è nessuno l'ha condannato. C'è una procedura, c'è un dibattimento. Quindi questi personaggi che odiano il sistema pubblico sono poi quelli che ribadiscono soltanto un'idea della libertà privata loro. E la propaganda politica di questi giorni, di questi mesi, forze Lucio, politiche, ribadisce sempre il concetto che ciò che fanno gli individui è segno di libertà. Lucio, scusa, ti volevo pregare di stare nei tempi, perché abbiamo delle... Quindi se puoi concludere, diciamo, con tre parole. Sì, va bene. Io ho finito soltanto, dico, soltanto rivendichiamo l'idea che ciò che è pubblico è libertà, e ciò che è privato non è esperienza soltanto di libertà. Va bene, grazie. Grazie Lucio, grazie di averci ricordato dei momenti importanti sulla costruzione della giustizia sociale e sanitaria. Do la parola alla professoressa Lucchetti, dallo storico emerito passiamo a una giovane storica, sempre interessante ascoltarla, oltre che in televisione, sempre su Rai Storia. Lei si occupa, collabora al Master Esperto di Comunicazione Storica all'Università Roma 3. La prego di attenersi ai tempi di massimi 10 minuti, perché siamo un po' in ritardo. Sì. Chiedo sempre il permesso, così. Innanzitutto...
ci racconterà un po' di episodi storici, credo, no? Avvenuti al San Giacomo. Assolutamente, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi per essere qui presenti, insomma non è semplice in una giornata lavorativa e con queste disposizioni che ancora ci limitano. Poi volevo ringraziare il professore Biferali per avermi invitata e il professore Lucio Villari. Quando mi è stato chiesto di raccontare qualcosa dell'ospedale San Giacomo, ovviamente mi è stato chiesto in senso storico, io mi occupo di comunicazione storica e quindi pensando a un fatto, un episodio, pensando alla storia che passa attraverso le porte di questi luoghi che magari noi incontriamo più volte, come nel caso del San Giacomo passeggiando in centro, si tratta di questo colosso architettonico incastonato nel cuore di Roma. Quando mi è stato chiesto, ho pensato a quale episodio potessi raccontare. Passando dall'inizio della storia di questo ospedale, avrei potuto parlare del periodo medievale, viene fondato nel 1339 per volontà di Papa Benedetto XII, avrei potuto parlare del Cinquecento, quando dal San Giacomo passa una cura temporanea per la sifilide importata dai marinai di Colombo, dalle Americhe. Però ho deciso di concentrarmi su un episodio, su dei fatti storici che diventeranno poi storici, ma in quel momento insomma non si poteva pensare a tutto ciò, che riguarda l'Ottocento e soprattutto l'Ottocento nel suo periodo più caldo, che è quello centrale. Siamo a metà dell'Ottocento, tra il 1848 e il 1849, quando la primavera dei popoli coinvolge, investe tutta Europa e si tenta la rivoluzione, si tenta di, la faccio breve, sintetizzo, di ribellarsi ai poteri restaurati e insomma costituiti, all'assolutismo che ancora resisteva in Europa. E quindi dobbiamo trasferirci, dobbiamo immaginare di spostarci tutti insieme nel 1848, quando la situazione a Roma era molto, molto calda. Roma aveva sempre riunito questi due poteri, quello dell'autorità civile e quello dell'autorità religiosa, in un unico sovrano, nel pontefice, ma questo presupposto era stato messo in discussione. Quindi immaginiamo di trovarci nel novembre del 1848, quando Pellegrino Rossi, nominato formalmente capo del governo di Pio IX, questo pontefice longevissimo che dal 1846 al 1878 traghetta la Chiesa di Roma in situazioni veramente assurde e complicate, e il suo primo ministro viene assassinato. La tradizione vuole che i congiurati che assassinano Pellegrino Rossi si siano allenati nei giorni precedenti attentamente all'interno delle sale dell'ospedale del San Giacomo. Facevano parte di una cellula della carboneria che aveva sede nelle sale appunto di questo ospedale, e lì nel teatro anatomico facevano pratica sui cadaveri per accoltellare, per pugnalare nel miglior modo possibile. Quindi questo sembra un piccolo fatto che può non interessare ai molti, insomma, sembra qualcosa di molto circoscritto. In realtà è il preludio all'esperienza della Repubblica Romana del 1849, brevissimo esperimento, 6-5 mesi più o meno, dal 9 febbraio del 1849 al 4 luglio dello stesso anno. Ed è un esperimento politico-sociale di democrazia che cerca di sperimentare i valori liberali, un unicum, un qualcosa di incredibile, a parte il piccolo precedente che c'era stato insomma nel 1799, che scardina il potere papale. E perché è importante la Repubblica Romana? Perché è una delle tante tappe del nostro risorgimento italiano, che è il processo, il percorso che con le sue diciamo complessità,
con le sue controversie, ha portato all'unità del nostro paese. Quindi un piccolo episodio inserito in una grande storia. Però, e qui mi avvio alla conclusione, perché ho scelto questo periodo storico qui? Perché ho scelto di accennare a questi carbonari che si esercitavano sui cadaveri per pugnalare Pellegrino Rossi? Ho scelto l'Ottocento perché mi permette di ricollegarmi a un'altra figura. Qui mi distacco un po' dalle vicende del San Giacomo, però rimango nell'ambito dell'assistenza. Io tra l'altro sono figlia di medici, quindi questo discorso di oggi mi sta molto a cuore. E, ieri a Milano è avvenuta una cosa, si è verificato un episodio straordinario. È stata inaugurata una statua, la prima statua dedicata a una figura femminile della città di Milano. Milano non aveva statue dedicate a donne. Questa donna è Cristina Trivulzio di Belgioioso, un nome che risuona spesso, un nome che conosciamo, ma non nel profondo, troppo spesso dimenticato. È una figura risorgimentale, nota per essere nobildonna, nota per la sua bellezza, ma messa ai margini per i motivi che realmente, i motivi che realmente meritano di emergere. Questa donna, dal carattere eccezionale, di una modernità straordinaria, perché stiamo parlando di una nobildonna milanese, nipote, suo nonno materno era il ministro plenipotenziario d'Austria per il regno sabaudo. Nonostante ciò, la vita di questa donna è stata dedicata alla difesa della libertà, all'insurrezione contro la dominazione austriaca in Italia dal 1815, alla libertà dei popoli. Ha viaggiato, si è spostata in Italia, ovunque, all'estero, tra la Francia, la Svizzera, è arrivata poi in Turchia per inseguire questa causa della libertà. È a Roma, Cristina Trivulzio di Belgioioso, che nel frattempo aveva avuto una figlia senza un compagno, insomma una donna, una ragazza madre che liberamente vive e persegue ciò in cui crede, quindi ripeto, estremamente moderna. Questa donna è a Roma durante i mesi della Repubblica Romana del 1848. Corre, scappa, si precipita a Roma. Mazzini le affida il ruolo di organizzare l'assistenza, il soccorso ai feriti, ed è la prima volta che questo ruolo viene affidato a una donna. Sarà lei a organizzare gli ospedali militari, il primo soccorso ai feriti, seguendo un principio di imparzialità, quindi aiutando anche i feriti degli eserciti nemici, perché durante la Repubblica Romana ci furono, a partire dal giugno del 49, degli scontri sanguinosissimi. Il Papa era fuggito a Gaeta, ma aveva chiesto aiuto alla Spagna, alla Francia, a Napoli per restaurare il proprio potere a Roma, e ci riuscirà, ma questo esperimento di democrazia non verrà dimenticato. Volevo ricordare la figura di questa donna proprio perché intanto prima donna ad avere questo ruolo così importante, coinvolge tantissime altre donne. Il 27 aprile del 1849 lancia un appello a tutte le donne aristocratiche, popolane, madri di famiglie, prostitute di professione, parteciperanno e si candideranno per far parte di questo primo soccorso ai feriti. Sarà lei a creare il primo corpo di infermiere. Alla fine di questa esperienza il potere papale viene restaurato e nel dicembre del 1849, in un'enciclica di Pio IX, tornato a Roma in tutta sicurezza grazie ai suoi alleati internazionali, nell'enciclica Nostis et Nobiscum lui parlerà di questa donna accusandola di essere una meretrice, di questi poveri feriti che hanno dovuto esalare l'ultimo respiro tra le braccia di una poco di buono. Questo è stato ringrazio questa giornata anche per avermi permesso di puntare l'attenzione su queste figure dimenticate che però
hanno un'importanza veramente fondamentale e in questo caso sono alla base di discorsi di assistenza come quello che stiamo facendo oggi. Quindi anche l'impegno dei singoli, però con una visione, con un talento da organizzatori tale da essere, da trascendere, da oltrepassare, scusate, i secoli e arrivare come esempio valido ancora oggi a tutti noi. Grazie. Grazie dottoressa e grazie anche di aver ricordato nella storia questa figura femminile importantissima. Grazie davvero. Grazie mille. E ricordo che questa teatro anatomico che è all'interno del San Giacomo, che si chiama l'Aula di Malta, fatta fare da Pio VI nel 1380, è un bellissimo teatro anatomico chiuso e oscurato dalla chiusura dell'ospedale e secondo me andrebbe valorizzato oltre che per l'aspetto, diciamo, sanitario, anche per l'aspetto culturale, museale. Grazie davvero. Siamo in ritardo, io vorrei far invitare, siccome per fortuna abbiamo delle assenze, professor Figacci ci consente un cambio di perché l'avvocato Stoppani, che deve dire due parole, 5 minuti massimo, sulla sentenza. Vieni. L'avvocato Stoppani è l'avvocato che diciamo, ha preso in mano l'aspetto giuridico per quanto riguarda la azione legale per l'illegittimità dell'ospedale. Ti prego di stare nei tempi di 5 minuti. Buongiorno, io sono l'avvocato che ha difeso Oliva Salviati e quindi vi voglio solo raccontare, oltre a quello che è stato detto, cosa è successo dopo la chiusura del San Giacomo e che il Consiglio di Stato ha annullato, perché il Consiglio di Stato ha annullato la chiusura del San Giacomo, quindi i provvedimenti che avevano portato alla chiusura, chiarendo anche, a prescindere dalla legittimazione, riconoscendo la legittimazione di Oliva Salviati quale discendente del Cardinale e del testamento del Cardinale con una donazione modale, è stato già detto, riconoscendo che il provvedimento era illegittimo perché contrastava anche con il piano di rientro, cioè si è motivata la chiusura perché non era redditizio, perché c'erano troppi medici, troppi pochi pazienti, perché era indispensabile chiuderlo per far risparmiare. Il piano di rientro, che era quello per il quale si facevano questi provvedimenti, non diceva questo. Diceva che alcuni ospedali potevano ridurre in piccola parte, quindi per quanto riguarda il San Giacomo 30 posti letto eventualmente, non chiudendoli. Quindi l'illegittimità della chiusura nasceva proprio anche dal contrasto fra quello che era il piano di rientro della sanità del Lazio, che era stata commissariata, con la chiusura. È stato già detto, si erano investiti non solo moltissimi soldi per renderlo più efficiente, per l'assunzione di ulteriore personale sanitario o altro, ma erano state fatte 3 mesi prima della chiusura delle convenzioni e delle gare di appalto per forniture mediche per 3 anni. Quindi all'improvviso invece si è chiuso di corsa, con tutte le conseguenze che soprattutto chi vive in quella zona ha vissuto su se stesso, sulla sua pelle. Tenete conto anche che il San Giacomo era l'ospedale inserito nel punti di emergenza anche per l'antiterrorismo, perché era l'unico pronto soccorso di una zona densa oltretutto di obiettivi sensibili come sono il Parlamento e anche tanti altri, e quindi non si è anche da questo punto di vista capito perché. Il perché lo sappiamo, c'era l'idea di una speculazione edilizia, un mutamento di destinazione d'uso, un residence prima, altre cose dopo, come è avvenuto per altre strutture come quella dell'INPS, come Largo Augusto Imperatore, come è avvenuto anche per il Forlanini, ospedale di un'eccellenza, e mi allargo anche al Forlanini perché io sono molto legata, il mio padrino è stato un grande primario del Forlanini. Hanno curato lì una persona a me molto cara e mi hanno confermato già nel 2007-2008 l'indispensabilità di un ospedale specializzato nelle malattie polmonari, perché purtroppo tubercolosi ed altre malattie sono tornate in maniera evidentissima, e quindi il Forlanini, a prescindere
dalla chiusura proprio dei posti letto o altro, gestito peraltro dal professor Martelli in maniera eccellente da tutte le equipe che ci lavora, anche quello doveva finire per diventare qualcosa di diverso da un ospedale. Il problema qual è? Che dopo la chiusura ci sono state tutta una serie di provvedimenti regionali che hanno portato dapprima a far credere, lo dico perché la Regione Lazio ha provato a sostenerlo anche in giudizio, che non si sarebbe toccata la destinazione, quindi che comunque sarebbe rimasta come destinazione sanitaria. Cosa che poi non è stata, perché con legge regionale, con provvedimenti comunque della Regione, è stato sdemanializzato, cioè non ha più mantenuto una destinazione pubblica, non solo tolta l'ospedale, ma tolto la qualità di demanio. Dopodiché è stato venduto senza gare a una delle tante società per la valorizzazione, così si dice, dei beni pubblici per poterli poi vendere, ed è stato ceduto a questa società per 61 milioni di euro, valore ridicolo sapendo tutti quanti metri cubi ha il San Giacomo, e comunque ridicolo nell'obiettivo di un cambiamento di destinazione d'uso, perché forse se fosse rimasto ospedale quel valore poteva essere forse ragionevole, chiaramente con l'obiettivo, perché anche qui ci sono i documenti, di farne forse social house, negozi di quartiere, ristoranti e così via, ovviamente il valore di 61 milioni di euro era ridicolo. Una parte di questo prezzo è stato versato alla Regione Lazio, i due terzi sono stati acquistati come quote da parte della Regione Lazio di questo fondo. Tenete presente che quel contratto già prevedeva un vincolo delle somme, quindi la Regione Lazio non poteva gestire le quote o altro fino a quando non fosse finito, fra virgolette, il contenzioso con Oliva Salviati, perché ovviamente la società si è voluta garantire, qualora il contenzioso fosse stato favorevole a Oliva Salviati, la Regione avrebbe dovuto restituire quella parte di prezzo che aveva incassato e non avrebbe appunto potuto toccare le quote. Una volta uscita la sentenza del Consiglio di Stato, io ho notificato, oltre alla sentenza, poi una diffida alla Regione Lazio e alla società che aveva acquistato, invitandoli a non toccare, a non vendere, a non cedere a terzi quel bene, perché c'era l'annullamento di quello che era a monte, quindi chiaramente tutti gli atti successivi cadevano dopo questo annullamento, e andare dal notaio, come previsto nel contratto, a restituire alla Regione la quota di prezzo che aveva ricevuto e la società a restituire alla Regione il bene perché potesse ottemperare alla sentenza. È chiaro che anche qui poi sarebbero stati, come sarebbero necessari, degli ulteriori provvedimenti perché l'ospedale riprendesse la sua funzione. La Regione non ha dato nessun riscontro a questa diffida e ha impugnato con un ricorso davanti alla Corte di Cassazione, basato su una previsione dell'articolo 111 della Costituzione, sostenendo che il Consiglio di Stato aveva straripato, cioè era andato oltre la sua giurisdizione. Ripeto, la sentenza del Consiglio di Stato è stata fatta con grandissima attenzione. Chiaramente aspetteremo di vedere l'esito, ci siamo costituiti contestando, dimostrando che la sentenza del Consiglio di Stato si era limitata a valutare, non a sostituirsi all'amministrazione, ma a valutare la legittimità o meno di quei provvedimenti, come peraltro chiesti fin dal 2008. Io cosa posso dire? Io credo che i cittadini effettivamente debbano essere coinvolti in questo problema, perché il problema è un problema per il futuro e per le nuove generazioni. Ci siamo resi conto, grazie al Covid, della necessità di una sanità efficiente. Sappiamo che abbiamo pochi medici, eppure facciamo dei test di ammissione con dei quiz invece di iscrivere tutti come fanno in Francia, e poi magari dopo un anno, se non hanno superato il numero di esami necessari, cambiano facoltà. Sappiamo che non abbiamo infermieri, e anche lì
creiamo un enorme problema a chi cerca lavoro come infermiere, e dobbiamo cercarli poi non italiani, abbiamo necessità di una sanità che funzioni sul serio, a prescindere dall'aspetto economico. Molto spesso vengono mandati fuori regione pazienti a fare esami anche particolarmente delicati, pur comportando un aumento di spesa, perché questi costi non entrano nel bilancio ordinario. Io non voglio fare una campagna o annoiarvi con ulteriori problemi, però io credo che si debbano informare i cittadini di quelli che sono i veri problemi, a prescindere dalle ideologie politiche, a prescindere da chi ha voluto cosa, a chi vuole fare o non vuole fare. Fondamentale è che Roma, io parlo di Roma, ma come è già stato detto prima di me, è un problema che riguarda tutta l'Italia, abbia una possibilità di assistenza dei cittadini, e non solo, perché abbiamo anche tantissimi turisti, e il San Giacomo era uno dei luoghi di elezione per i turisti, riprenda a funzionare, lasciando perdere operazioni di carattere finanziario che non hanno nulla a che vedere con questo. Il presidente Flick poi parlerà con tutta la sua competenza del problema degli articoli della Costituzione e della loro storia, e io ricordo anche qui l'aspetto che Oliva ha voluto curare in modo particolare della tutela dei beni che sono stati donati non solo nel 1500, ripeto, anche oggi mio nonno ha dato un terreno per la costruzione di un ospedale nelle Marche e lo vogliono chiudere. Cioè, il problema è, ci sono famiglie o associazioni o altro che hanno donato per la salute, per gli ospedali, per il mantenimento degli ospedali. Questo deve essere salvato, perché non possono poi essere utilizzati questi beni per fare delle operazioni speculative che portano soldi a qualcuno, tolgono salute a tanti. Quindi io credo che i cittadini debbano veramente muoversi, e muoversi soprattutto conoscendo, perché purtroppo l'informazione su questi aspetti è minima. Quindi ringrazio anche l'amico, non solo molto attivo, ma medico che ha vissuto sulla sua pelle, anche lui, come tanti altri medici e personale sanitario, oltre ai cittadini, questa diaspora dove è stato veramente sciupato, e il Forlanini è l'ennesima prova, una competenza, una capacità e un servizio in favore dei cittadini, ed è un delitto. Quindi grazie per questa occasione, per aver portato finalmente il problema all'esterno, e io mi raccomando a tutti, per quelli che possono, di farlo conoscere il problema, perché poi il problema ci se ne rende conto solamente quando c'è un'emergenza, e non deve essere così, perché l'emergenza nella sanità c'è tutti i giorni. Grazie. Grazie avvocato, abbiamo dovuto anticipare la sua relazione, e voglio concludere invece la sessione legata alla cultura invitando il professor Ficacci. Per fortuna ci sono state delle assenze giustificate da disponibilità, quindi abbiamo possibilità di recuperare. Quindi ecco, grazie. Il professor Ficacci è uno storico dell'arte, un importante storico dell'arte, è stato sovrintendente in varie situazioni regionali ed è stato anche il direttore del Istituto di Restauro, quindi è una persona molto competente per raccontarci, così per chiudere, e soprattutto la sessione legata al valore storico dell'ospedale. Sì, grazie professore. Sono in realtà qualcosa di più di quello che lei ha citato nella mia presentazione. Sono un cittadino del Rione Campo Marzio, e devo dire che mi presento con questa qualifica con tanta maggiore convinzione dopo che il professor Villari ha spiegato il suo coinvolgimento come sentimento dei cittadini, e solamente un maestro della storia come lui poteva darci un contenuto storico della qualifica di cittadino, come ha fatto, collegandolo con anche la storia della Costituzione e le ragioni della sua struttura organizzativa
della società di un paese in ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale. Tra l'altro trovo della massima importanza, e mi fa capire molte cose che non sapevo, il suo riferimento al piano Beveridge. Ecco perché, caro maestro, nel 1944, quando gli alleati hanno liberato Roma, si sente? La può togliere un pochino? La posso togliere? Ecco. Il presidio sanitario in Piazza Esedra a sostituire le funzioni degli ospedali con un pronto soccorso era stato affidato al Regno Unito, alle armate del Regno Unito, e perché il piano di riferimento fondamentale dal punto di vista sanitario era proprio il piano Beveridge. Per me era un nome, non sapevo quale fosse il contenuto, ora tu ce lo hai indicato come uno strumento che portasse nel paese appena liberato i principi fondamentali della protezione sociale, come ci hai chiarito. Ecco, questo fa capire dal punto di vista storico che l'Italia in quei primi giorni della liberazione non era una nazione sconfitta, ma era una entità europea da riportare rapidamente alla civiltà costituzionale. E questo è assolutamente fondamentale, per cui è per questo, professor Di Ferrari, che il termine di cittadino in questo momento mi si addice meglio. Fra l'altro sono anche un cittadino del rione che si serve per l'assistenza ordinaria o l'assistenza programmabile, diciamo, dei servizi sanitari di un'altra regione, che per la mia esperienza professionale mi dà maggiore garanzia che non la regione Lazio. E in questa regione, dove ho lavorato come sovrintendente al patrimonio culturale, ho potuto gestire anche le conseguenze della cartolarizzazione di quegli anni nei quali trae origine il problema e la chiusura del San Giacomo. Adesso mi è interessato molto di conoscere dall'avvocato Stoppani il rilievo sul fatto della illegittimità del provvedimento di chiusura, in quanto contrastante anche con il piano di rientro finanziario. La stessa condizione la ho vissuta nella fallita cartolarizzazione di molti ospedali della Toscana nord-occidentale, che era la zona dove esercitavo la mia funzione di sovrintendente. Insomma, questo problema della sostenibilità economica della sanità è un problema che accompagna la sanità dall'origine, ma che l'Italia ha saputo affrontare lucidamente e risolvere nel corso della storia come il problema principale. Quando il piccolo presidio sanitario del San Giacomo è stato trasformato in arciospedale degli incurabili, perché nel frattempo l'Europa era colpita da una pandemia che era, appunto, ha fatto riferimento la storica che mi ha preceduto, la pandemia era il morbo gallico che aveva devastato l'Europa dalla guerra d'Italia di Carlo VIII, siamo negli anni 90 del 400. Ebbene, nel 1515 il Papa Medici dell'epoca, Leone X, fonda l'arciospedale di San Giacomo affinché sia una struttura sanitaria specifica per gli incurabili in un quartiere assolutamente strategico della città. Gli ospedali storicamente sono nel punto di arrivo, oppure nei punti cruciali,
delle strade che conducono i portatori di epidemie e di malattie, che sono prevalentemente i pellegrini, i mercanti per le città portuali e i guerrieri in occasione delle guerre. Quindi la Via Romea, per esempio, arrivava a Roma dal Monte Mario e prima di entrare nella città trovava Santo Spirito in Saxia. Ma la Via Flaminia non aveva nessun presidio sanitario subito dopo la porta della città. Ecco perché Leone X, che costruisce la Via Leonina, che sarebbe Via di Ripetta, edifica lì l'arciospedale, risolvendo per primo in Europa la possibilità che le cure per gli incurabili, quindi non i curabili che erano appunto curati a Santo Spirito in Sassia, non i lebbrosi e non i pestiferati, perché la lepra e la peste venivano curate, se così si può dire, professore, nei lazzaretti, bensì i malati di sifilide, e lo costituisce in quel punto che è il luogo della ristrutturazione leonina, quindi di Papa Leone X, della città, via di Ripetta appunto. Risolvendo il problema della, anzi no, innovando i modi della sanità del tempo con i principi della gratuità, che era qualcosa di assolutamente sconosciuto in Europa, che vuol dire nel mondo, non so cosa succedesse nel mondo asiatico, ma non credo che questo problema fosse vivo. Quindi gratuità al di là di ogni distinzione di censo, ovviamente, e di sesso, perché è chiaro che la donna non è oggetto di cure, l'uomo sì. E tutto questo a spese intanto del Papa in prima persona, il Papa Medici, appunto, Giovanni dei Medici, da fare da modello e istigatore della devoluzione di fondi da parte dei soggetti principali della società. Mi faccia segno quando sto per concludere il mio tempo. Questo ha portato il cardinale Anton Maria, si chiamava, non è vero, Salviati, a blindare il fabbisogno economico del San Giacomo come nessun altro ospedale del mondo, d'Europa, ma per le mie conoscenze l'Europa era il mondo a quell'epoca, lo era fino a quel momento, cioè con una destinazione di cespiti, di rendite immobiliari, di terreni e di luoghi di pegno che consentivano all'ospedale la autonomia finanziaria, sottratta ovviamente ai beni di famiglia. Ecco perché di fronte ad un futuro esito speculativo del San Giacomo, quale che possa essere, in un quartiere tra i più degradati della città, come quello che si chiama indegnamente centro storico, cioè un quartiere di negozi di infima qualità e di come dire, di affitta camere e così via, com'è il corso, dal punto di vista urbanistico una destinazione come quella del corso deve esistere in una città, ma non esiste in nessuna città d'Europa che quella destinazione, quel metabolismo urbano sia nel centro della città, cioè in luoghi eccentrici, ma non nel centro. Ebbene, per un uso speculativo San Giacomo offre molte difficoltà. Perché? Perché le uscite sulla strada, cioè i fondi commerciali, sono pochissimi. E perché sono pochissimi? Ma perché nella costruzione, nella ricostruzione del San Giacomo dal 1585 fino al 1592, cioè quella ricostruzione finanziata dal cardinale Salviati, non ci sarebbe stato bisogno di molti introiti da affitto di negozi, perché il capitale messo a disposizione in eterno dal cardinale
talmente solido dal punto di vista giuridico che l'esecutore testamentario era per volontà del cardinale il pontefice, e quindi anche per via transitiva tutti i pontefici successivi. Nel senso, non so, avvocato Stoppani, ma se ci fosse una destinazione diversa, forse Papa Francesco I dovrebbe dire la sua in quanto erede testamentario del lascito Salviati. Non essendoci bisogno di cespiti di rendita, l'ospedale fu costruito proprio secondo i criteri urbanistici di avanguardia. Quindi con quella linearità visibile ancora adesso su via delle Tre Colonne, dove non c'è... Mi scuso, ma la vorrei invitarla a concludere, sì, se può. Dove non c'è una funzione che non sia anche plasticamente ospedaliera. Questo per dire che le ragioni architettoniche, urbanistiche, storico-artistiche ci sono tutte, ma soprattutto c'è qui la possibilità di utilizzarle tutte nella attualità della esigenza del comitato. Io devo dire che, ignorando la motivazione speculativa che è all'origine della sua chiusura, mi limitavo a conoscere queste poche nozioni che fra l'altro non si conoscono neppure troppo dalla storia della città, ma dagli studi di medici, per esempio dagli studi del primario di chirurgia, il professor Fedele, Enrico Fedele, che per noi storici dell'arte è una fonte che, come tanti medici umanistici, che è presente questo, hanno scritto la storia dei luoghi dove hanno operato la loro attività medica. Allora, le nozioni, le riflessioni, le ragioni storiche che possano essere valide, quelle che io posso conoscere, quelle che possono derivare dalla storia della città e dalla storia dell'architettura, vorrei metterle a questo punto a disposizione del comitato, augurandomi che sia un comitato di medici, un comitato di giuristi e un comitato di economisti che possano rispondere alle possibili obiezioni di qui tipo quantitativo, affinché loro possano valutare quali sono quelle che non siano semplice erudizione, ma possano avere un contenuto attivo rispetto allo scopo che mi è più caro come cittadino del Rione. Grazie quindi. Grazie. Grazie professor Ficacci, la ringrazio tantissimo e grazie anche per la sua disponibilità a essere vicino al comitato. Adesso lascio l'ingrato compito di temporizzare i relatori. Allora, siamo decisamente in ritardo e chiamo sul palco il professor Flick e con lui passiamo, diciamo, dalla sessione più di tipo culturale, storico, artistico alla sessione di taglio giuridico. E il professor Flick, costituzionalista, è stato presidente della Corte Costituzionale, ha preso il testimone dal professor Stefano Rodotà come rappresentante italiano presso la Commissione Europea per i diritti umani. E dal 2012 è anche presidente della Fondazione del San Raffaele, per cui conosce bene le questioni sanitarie e affronterà l'argomento dal punto di vista alto della Costituzione, mentre invece poi nella seconda parte di questa sessione entreremo più nello specifico dei contenziosi dei due ospedali Forlanini e San Giacomo. Prego, professore. Grazie. Prima di tutto grazie per avermi invitato. In secondo luogo chiedo scusa a tutti coloro che ho bypassato, ma purtroppo avevo preavvertito che a mezzogiorno devo partire per Foggia e questo quando mi avete parlato. Quindi a questo punto a mezzogiorno, per vostra fortuna, devo lasciarvi. Ecco, è cosa che farò senza fallo, perché non posso ritardare la partenza.
Io sono qui, non certo, l'avete capito, né per partecipare a un'iniziativa di propaganda elettorale che per fortuna quale non è stata non finora si è svolta, né per esprimere valutazioni o giudizi sull'opportunità, sul contenuto, sul merito delle scelte relative al destino del San Giacomo, nonostante mi faccia molto comodo che venga ripristinato perché ho lo studio a due passi dal San Giacomo. Se e quando mi sentirò male avrei il vantaggio di avere casa bottega insieme, ma non è questo il discorso, né dello Spallanzani. Sono qui per darvi conto di una testimonianza, no? Cos'era uno Spallanzani? L'altro. Forlanini, scusate, io li scambio sempre. Sono qui per darvi una sommessa testimonianza su quello che secondo me è il significato dell'articolo 32 della Costituzione, diritto alla salute di ciascuno e perciò di tutti, interesse alla salute dello Stato come collettività, che potrà esprimere molto meglio di me il collega Azzariti, che credo mi seguirà, perché non deve venire a Foggia. Ecco, quindi problema telegraficamente in questi termini. Sono pienamente d'accordo con l'impostazione di base che ammiravo molto, di cui ero amico, dette a suo tempo. Pericolo della cosiddetta stagione delle razionalizzazioni nelle politiche nazionali, compresa soprattutto la politica della sanità, segnate dalla scomparsa progressiva di servizi sociosanitari territoriali e dal taglio dei posti letto degli ospedali pubblici. Perché questa situazione l'ho toccata con mano quando la vita mi ha portato, dopo l'esperienza di giudice costituzionale, a occuparmi di un'altra situazione di tipo sanitario, il San Raffaele, per il quale c'era una situazione molto critica, molto difficile, un'amministrazione straordinaria, nell'esercizio della quale mi sono posto qualche interrogativo e qualche dubbio, non tanto e non solo di tipo giuridico, ma di tipo preliminare. Se fosse giusto che la sanità stesse progressivamente andando, e l'esperienza lombarda ne è stata una testimonianza, verso grossi accentramenti scientifici validissimi, universitari, di insegnamento, di cura, ma grossi accentramenti che finivano per deprimere, per comprimere la sanità territoriale, la sanità di tutti i giorni e dei piccoli ospedali. Cioè un discorso di efficientamento che mi sembrava abbastanza, non dico pericoloso, ma preoccupante proprio per la scomparsa di una realtà di sanità territoriale che ho trovato moltiplicata per 100.000 con la crisi della pandemia, perché il tema della crisi della pandemia è stato, soprattutto in un primo momento, il tema della crisi dei piccoli ospedali, che non sono stati in grado di né esercitare prognosi preventiva, né frenare la prima ondata e l'accesso, né selezionare le ipotesi da ospedalizzare, le ipotesi da portare in rianimazione e le ipotesi di cura a domicilio. Credo che questo, che mi era venuto come dubbio quando lavoravo alla storia del San Raffaele, sia stato notevolmente potenziato dalle esperienze che abbiamo vissuto con la pandemia. E allora sono andato a rileggermi un momento l'articolo 32 della Costituzione, alla luce di quell'evoluzione che chi di voi si occupa di medicina, ma tutti noi abbiamo capito, è stata un'evoluzione molto molto forte, nella quale siamo stati presi tutti dal rischio della massimizzazione economica piuttosto che dall'obiettivo della cura del paziente. Anche perché la spesa sanitaria è una delle spese più imponenti, la spesa sanitaria è uno degli elementi di crisi fondamentale della regionalizzazione malfatta, aggiungo io tra parentesi, che ha creato un caos e non ha perseguito quella omogeneità e quella uniformità che avrebbe dovuto perseguire. Molto rapidamente ci sono stati dei cambiamenti epocali sia nel rapporto medico-paziente, la famosa alleanza terapeutica, la valorizzazione molto forte della libertà di autodeterminazione del paziente, con riferimento alla quale tutta la teorizzazione dell'importanza del consenso, che è fondamentale in chiave di libertà, ne abbiamo esempi molteplici nella tematica del
consenso al vaccino, nella tematica del fine vita, abbiamo tante espressioni, che rischiano, a mio avviso, di esasperare la dimensione libertaria del problema salute e sanità a deprimento della dimensione di solidarietà, che è altrettanto importante, perché la nostra Costituzione è basata, tra l'altro, su due baluardi fondamentali: l'equilibrio, che ci dà l'articolo 2 della Costituzione, tra i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà, dei quali sentiamo parlare sempre meno. Io è da un po' di tempo a questa parte che sento parlare nella formazione accademica, nel discorso, nella politica, nel discorso di tutti i giorni, soltanto di diritti e molto poco o quasi mai di doveri, tra i quali il primo è il dovere di solidarietà, che è fondamentale nel campo medico. Non mi fermo su questo. Ritengo che l'evoluzione del concetto di salute, propugnato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che ormai è dominante, non più solo come assenza di malattie, come benessere fisico o anche psichico, ma come situazione globale di equilibrio. Penso solo ai collegamenti tra la sanità, la salute sul posto di lavoro, la salubrità e tutta la tematica dell'ambiente, che stiamo perdendo di vista. Ecco, mi pare lo schema fondamentale per poter dominare i fattori di rischio attinenti al tema salute e al tema sanità. Questo discorso si raccorda, d'altro lato, con tutta la tematica della ingegneria biomedica, che ha fatto anch'essa passi da miracolo, e con la tematica della cosiddetta telemedicina, che stiamo un po' considerando una bacchetta magica. Ne abbiamo tanti esempi, non solo della telemedicina, ma della digitalizzazione e delle sue applicazioni, che corrono il rischio di farci guardare alla digitalizzazione e alla trasformazione dell'informazione in informatica come tocca sana per tutti i problemi del nostro paese, mentre in realtà non è tale. È uno strumento utilissimo, necessario, del quale però vanno valutati rischi e vantaggi al tempo stesso. Un ultimo esempio, quello proprio di cui si sta discutendo da ieri, e cioè l'espressione, non del voto, della richiesta di referendum per via telematica, che facilita notevolmente questo tipo di espressione della volontà, a prezzo peraltro di altri elementi che non è il caso qui di illustrare o di criticare, perché non è questo il tema che stiamo discutendo oggi. Cioè, quello che si paventava dopo il primo sviluppo della nuova prospettiva della medicina, l'alterazione del rapporto medico-paziente e il non decollo della cosiddetta alleanza terapeutica, rischia di diventare più pericoloso anche alla luce di una telemedicina che sempre più è soltanto elaborazione e comunicazione di dati ed eventualmente decisione a distanza. Il che può diventare, sembra a me profano di questa materia, uno degli altri, non dico alibi, ma degli altri coefficienti che possono spingere a deprimere la sanità locale, la sanità quella che io chiamo di strada, la sanità di tutti, dei poveri di questi giorni, la sanità che va bene anche per i digital divide come me, perché io appartengo a quella categoria di soggetti che, a differenza dei miei nipoti, è di fronte a una tastiera di un tablet o di un'altra diavoleria di quel genere, scusi, un po' in crisi rimane. Ecco. Questo è il discorso di fondo che io vedo di fronte al dibattito ospedali piccoli o no, massimizzazione dell'economicità o no, accentramento, insiemamento, scusate questo pessimo termine, per risparmiare o continuare un'attenzione particolare al rapporto umano, che in sanità è fondamentale. Lo penso soprattutto alla luce delle conseguenze, delle situazioni che abbiamo vissuto nella pandemia, in cui troppo spesso l'esito era la morte in solitudine di persone anziane
abbandonate al destino dei camion militari che le portavano in giro per il territorio nazionale per cercare un luogo dove finalmente riposare dopo essere mancate lontano da qualsiasi contatto con parenti, amici, legami con la loro vita precedente. Credo che il problema sia essenzialmente questo, e sia il problema che abbiamo trascurato pesantemente, ad esempio, nel 2001, quando con un'infelice riforma del titolo quinto della Costituzione, nel rapporto soprattutto tra regioni e Stato, non abbiamo assolutamente curato né la chiarezza di questo rapporto, le acrobazie delle leggi di interesse riservate in via esclusiva allo Stato, delle leggi affidate come quelle relative alla sanità contemporaneamente allo Stato e alle regioni, lo Stato dal quadro, la regione dai dettagli o le linee. E questo è un discorso che a me sembra molto preoccupante, perché ne abbiamo avuto sperimentazione nella differenza dei sistemi digitali regionali, la confusione regna sovrana, e nelle polemiche, contrasti, io li ho vissuti in prima persona come componente della Corte Costituzionale tra il 2000 e il 2029, quando veramente mancava una legge di attuazione e quando ogni forma di rapporto tra lo Stato e le singole regioni di solito si traduceva in un conflitto di attribuzioni. Credo che l'esperienza poi dei DPCM a proposito della regolamentazione della prevenzione del Covid mi pare ampiamente. Allora, come concludo rapidissimamente, perché veramente concludo, col fatto che mi sembra che possiamo sottolineare pochissime linee guida di carattere generale, al di là delle quali non posso, non voglio e non ho tempo di andare. La digitalizzazione è fondamentale, ma rimane uno strumento e non è una bacchetta magica, in questo come in molti altri campi, penso a quello della giustizia. Non vanno sopravvalutati solo gli aspetti positivi, ma va tenuto in adeguato conto i rischi che possono ingenerarsi. Non sempre concentrazione vuol dire efficacia, qualche volta vuol dire soltanto efficienza. È essenziale una linea di uniformità tra le competenze di tutte e di ciascuna regione e dello Stato per un discorso che dia attuazione all'articolo 32 della Costituzione, laddove definisce la salute come diritto fondamentale, l'unica volta in cui parla di diritto fondamentale la Costituzione, di ciascuno e quindi di tutti, e di interesse della collettività. Pensate quanto siamo lontani dai dibattiti che ad esempio in questi giorni si stanno scatenando o si sono scatenati sul Novax e sull'evocazione della libertà. Con l'augurio che riusciate in questa specifica vicenda a far emergere quelle che a me sommessamente sembrano alcune linee guida, vi lascio e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie professore. A questo punto chiedo un atto di galanteria al professor Azzariti, perché la scrittrice Edith Brooke ci sta per lasciare, quindi le cederei la parola anticipando. Grazie professore, grazie. È solo un saluto e una testimonianza. Di una scrittrice che continua a avere tributi di premi, l'ultimo premio Strega Giovani, il premio Viareggio, e per la sua sensibilità è stata nominata all'interno di una commissione che si occupa della salute degli anziani da parte del Ministero della Salute. Prego Edith. Le accendo il questo? Sì. Ah, è già acceso. Fabio, hai detto che mi presenti in qualche maniera? Eh? Allora, puoi parlare. Ah, qua. Ma forse è meglio parlare senza microfono. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono semplicemente una che abita al centro e sono stata diverse volte, non io, ma anche i vicini, i parenti, ricoverato nel San Giacomo, che era per noi una specie di seconda casa.
E anche lì manca moltissimo, perché normalmente, se per caso abbiamo dei problemi, ci portano a Santo Spirito, dove poi finiamo nei sotterranei perché assolutamente non c'è posto. Quindi non poter contare su questo ospedale così importante, fondamentale per tutti gli abitanti del centro e per gli anziani soprattutto, perché non si sa dove andare, una tragedia. Certo che non riesco a seguire l'iter giudiziario assolutamente, però ci manca come il pane veramente questo ospedale, e non so assolutamente cosa si può fare, perché naturalmente non dipende da noi, ma noi vogliamo, sogniamo, desideriamo che si apra il più presto possibile, anche perché questa cosa preziosa per noi veramente, e stanno totalmente distruggendo. Ormai anche il portone hanno mezzo rotto, è una cosa veramente non si capisce, perché è una specie di delitto, una criminalità, lasciare andare in malora totalmente questo immenso spazio al centro. E non riusciamo a venirne a capo in nessuna maniera. Naturalmente io sono soltanto una delle tante persone che aspettano l'apertura, sono una scrittrice, e ci manca moltissimo questo ospedale e assolutamente non sappiamo cosa fare, a chi rivolgerci. Io potevo rivolgere anche al Papa, che è venuto a trovarmi al centro, però purtroppo credo che anche lui non possa fare nulla. Cosa posso dire? Che ci manca moltissimo, e speriamo che in qualche maniera c'è una via d'uscita per risolvere questo enorme problema, perché ci sentiamo anche molto insicure, perché conoscevamo i medici, eravamo amici dei medici, eravamo protetti lì dentro, veramente una specie di seconda casa, come avevo detto prima. Quindi ci manca moltissimo, e io spero, mi auguro e auguro a tutti gli abitanti del centro, anziani e meno anziani, perché funzionava perfettamente questo ospedale, di poter aprire in qualche maniera e ricostruire questa rovina, che hanno fatto una rovina di questo luogo, al più presto possibile. Non posso dire altro, io spero soltanto, perché senza speranza non c'è vita. E grazie per tutti, e scusate che devo andare perché non mi sento tanto bene. Grazie, grazie Edith, è stata una bellissima testimonianza. Tu sei una persona speciale per tutti quanti noi, per quelli che ti conoscono, anche per quelli che non conoscono. Edith è una persona bellissima, una scrittrice, una testimone con importante anche della Shoah, che lei ha vissuto personalmente, e io ho avuto modo di conoscerla in ospedale e mi sono innamorato di lei per la sua tenerezza e sensibilità. Grazie Edith, grazie. E grazie al professore Azzariti che ha concesso questo spazio. Grazie. A questo punto chiamo sul palco il professor Azzariti, che è ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza, che fa parte, è il condirettore del costituzionalista.it, è stato tra i promotori di una legge di iniziativa popolare per la modifica dell'articolo 81, quella insomma sul pareggio di bilancio, che tanti conflitti ha introdotto tra diritti fondamentali e compatibilità di bilancio, per cui gli passo volentieri la parola. Prego, professore. Grazie per l'invito. Dunque, io non conosco i profili tecnici dell'ospedale San Giacomo, quindi mi limiterò a fare alcune osservazioni di quadro, però vorrei dire che queste osservazioni, non quelle che in particolare propongo io, ma insomma le osservazioni di quadro sono importanti per inserire la propria azione, non soltanto per agire anche politicamente, non soltanto sulla base del sentimento o dell'istinto, ma essendo consapevoli di qual è il quadro all'interno del quale si inserisce la tua iniziativa, in questo caso la riapertura dei due ospedali. Io partirei dalla pandemia, cioè dalla tragedia che stiamo ancora attraversando, dalla quale
cerchiamo di uscire con le difficoltà che tutti noi sappiamo, perché bisogna imparare dalla catastrofe. Non lo dico io, imparare dalla catastrofe, lo ha detto Giuseppe Capograssi, che è uno dei più grandi giuristi del Novecento, del secolo scorso, il quale parlava di un'altra catastrofe. Lui in realtà parlava della Seconda Guerra Mondiale, che sono due catastrofi, pandemia e guerra mondiale, assolutamente diverse, se non per l'altissimo numero dei morti, e quindi certamente sotto questo profilo sono due catastrofi che hanno caratterizzato due epoche. Lui scriveva a proposito di quella catastrofe: la catastrofe, immergendo l'umanità in un mondo caratterizzato dalla morte e dall'incubo, ha messo in condizione l'uomo di capire. Poi aggiunge: sarebbe preferibile che non ci fossero eventi, non ci fosse bisogno di catastrofi per capire, ma l'uomo è fatto in modo che ha bisogno della terribile pedagogia della storia. E infine, l'ultima frase che vorrei citare, che è la più problematica: il guaio è, però, per capire, questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Ecco perché dobbiamo imparare dalla catastrofe per evitarne le prossime future. Imparare dalla catastrofe, anzitutto io credo che voglia dire imparare, per imparare bisogna avere memoria storica, e infatti bene hanno fatto gli storici che hanno parlato prima di me a ricordare quel che hanno ricordato. A me spetta di ricordare, diciamo, la storia istituzionale, la storia del diritto, la storia per quel che è stata in materia di sanità. Io penso di poter dire molte cose. Peraltro mi è stato facilitato il compito, perché molte cose sono state dette, mi hanno rubato il mestiere, a dir la verità, sia prima nell'introduzione, sia poco fa appunto anche il professor Plick, sia l'avvocato, insomma tutti affari costituzionalisti. E allora, facilitato da tutto questo, io penso di poter dire questo: la storia costituzionale della sanità si divide in due grandi stagioni. Una prima stagione che ha certamente il suo pilastro, ne parlo al passato, noterete, nell'articolo 32 della nostra Costituzione, che è stato qui più volte evocato e forse anche detto, che stabilisce il diritto alla salute, viva Dio, il diritto di tutti come diritto fondamentale. Poi stabilisce anche un'altra cosa, l'interesse pubblico, ma torneremo più avanti su questo. Il diritto fondamentale alla salute. Bene, l'attuazione di questo principio fondamentale scritto in nostra Costituzione, la Costituzione soltanto per l'articolo 32, soltanto per la Costituzione dice che questo è un diritto fondamentale, quindi in modo molto forte, fu attuato, chi è che lo diceva prima? Nel 78, con la legge 833, cioè quella istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che fu una legge di straordinaria attuazione costituzionale, che andò addirittura oltre l'attuazione, vuol dire anche andare oltre le disposizioni costituzionali. Vi faccio soltanto un esempio: il principio di universalità, la salute è gratuita per tutti. Voi direte: ricchi e poveri. E ricchi, qualcuno, qualche, permettetemi di dire, sciocco oggi dice che chi non fa i tamponi deve pagarsi il Servizio Sanitario Nazionale. Va bene, lascio da perdere queste considerazioni, che è meglio non trattare. Ma il principio di universalità vuol dire un principio di eguaglianza, quindi in qualche modo rientra proprio per garantire i non abbienti. Principi di universalismo, di gratuità, di prevenzione, straordinaria attuazione della Costituzione. Dopodiché c'è stato un cambiamento, una rivoluzione in senso proprio, cioè un ribaltamento di tutto. Quando, anche qui è stato ricordato, nel 92 il governo Amato scrisse un decreto legislativo, il 502, in cui lo dico brevemente, qualche cosa è stato già detto, in cui sostanzialmente si afferma un'altra filosofia, non il diritto fondamentale alla salute, ma l'aziendalizzazione e la possibilità di privatizzazioni. Sono tutti discorsi complessi, dico soltanto i titoli, ma fidatevi, o meglio non vi fidate, andate a studiare, che questi sono i principi che in qualche modo sono stati affermati. Opposto, aziendalizzazione e diritto fondamentale alla salute in qualche modo non possono che essere l'uno contro l'altro. Adesso non vi posso fare la storia, voglio dire che forse, questione molto discutibile, forse a un certo punto si è capito dei rischi dell'aziendalizzazione. C'è un tentativo fatto da Rosi Bindi nel 99, la legge 229, che non voglio entrare nel merito, che ha
Io credo, non voglio entrare nel merito, ma lo dico, a me ha cercato di mettere una toppa, forse non più di una toppa, forse si poteva far di più. In ogni caso, si poteva sperare che questo fosse un ravvedimento operoso, come dicono i giuristi, un ravvedimento. Non è stato. Nel 99 c'è questa riforma che tenta di fare qualche cosa, 99, due anni dopo, 2001, la catastrofe, permettetemi di dire la catastrofe, cioè il famoso, si fa per dire, modifica del titolo quinto della nostra Costituzione, che riguarda tutto il regionalismo ovviamente, perché però per quanto riguarda la regionalizzazione, per quanto riguarda il diritto alla sanità, ha proposto la regionalizzazione della sanità in modo devastante, in modo francamente devastante. Le garanzie universali del diritto alla salute sostanzialmente sono rimesse, sto un po' semplificando e mi scuso con me stesso e con i giuristi che mi ascoltano, sostanzialmente sono rimessi ai LEP o ai LEA, cioè a delle misure che non sono mai state attuate o che non sono state attuate malamente. Quindi in qualche modo l'affermazione con la normativa successiva di 20 modelli di sanità. 20 modelli di sanità, non si garantisce vorrei dire, non ho il tempo, lo accenno soltanto, che poi c'è la crisi del 2008 e poi ci sono i tagli alla sanità. Io dico, vi do soltanto un dato: 37 miliardi in 10 anni in meno alla sanità, alla faccia del diritto alla salute che deve essere garantita anche in situazioni di crisi, evidentemente. Io poi voglio dire un'altra cosa, se ho un altro minuto. Questa è la storia che abbiamo alle nostre spalle, cioè aziendalizzazione più regionalizzazione, che ha portato alla pandemia, alla impossibilità di garantire la salute, non vi sto a dire perché l'abbiamo tutti purtroppo vissuta, durante una situazione di crisi. Voglio dire questo per accennarvi soltanto al dopo pandemia, a quello che dobbiamo fare sostanzialmente. Ma anche qui, scusate le assertività del mio dire, io posso dire che durante la pandemia e ancora oggi dobbiamo partire dalla Costituzione, non fosse altro perché la Costituzione ha retto bene alla pandemia, molto meglio magari delle attività politiche che hanno fatto quello che hanno fatto. Non voglio entrare non voglio formulare nessun giudizio politico nel merito, però ricordo che se ci siamo salvati, e non sto usando enfasi, se ci siamo salvati è stato dato dal fatto che abbiamo frenato i 20 modelli di regionalizzazione, se no non ci saremmo salvati se avessimo continuato ad applicare i 20 modelli di regionalizzazione. Ci siamo salvati perché la nostra Costituzione previgente ha stabilito nell'articolo 117 che la profilassi internazionale è competenza esclusiva dello Stato. Questo è stato lo strumento giuridico. Io non vi sto a dire il 120, l'articolo 120 che riguarda i poteri sostitutivi dello Stato e delle Regioni, è stato utilizzato addirittura poco. Se si fosse utilizzato più il 120, cioè i poteri sostitutivi, anziché i famosi e criticati e criticabili e criticati DPCM, forse sarebbe stato meglio. Ciò solo per dire che non abbiamo neppure utilizzato al massimo la capacità prescrittiva e di garanzia della nostra Costituzione, che eccetera eccetera eccetera. Le nostre misure di limitazione personale le potremo discutere all'infinito, però hanno un baluardo nella Costituzione, perché se noi siamo stati chiusi in casa, lockdown, e abbiamo ancora le limitazioni che abbiamo, e ci hanno garantito la salute, ma non ci hanno, come dire, eliminato i diritti fondamentali, i nostri diritti fondamentali, la libertà di circolazione, perché la nostra Costituzione, articoli 16, dico soltanto il 16, libertà di circolazione, dà delle garanzie, è la legge che lo deve fare, e per con ragionevolezza e quindi in tempi limitati. Se non avessimo avuto queste garanzie saremmo stati, sì, in una dittatura sanitaria, come dice qualche sciocco oggi. Ultima battuta, il PNRR, assegna 20 miliardi, come saprete, alla sanità, 9 per la medicina di territorio. Qui c'è una svolta, dobbiamo capire che farne, perché se non torniamo alla Costituzione avendo tanti soldi, di più sarebbero meglio di più, ma insomma 9 miliardi per medicina di territorio non sono, devono essere ben utilizzati, sono una possibilità per capire dal nostro passato i nostri difetti e magari tornare su una retta via o assumere altre vie. Io ve lo dico in un rapido elenco perché devo finire di parlare. Per ora quello che so, può darsi che ne so poco, voglio dire, può darsi che si sta studiando meglio altrove, si pensa alla creazione di case di comunità. Case di comunità sono, per quello che ho capito, studi medici associati, cioè che è cosa buona e giusta, se ne prevedono più di 1000, 1200 se non ricordo male,
che cosa buona e giusta, però è certamente un'attenzione alla creazione di studi associati, studi privati associati, medici che devono essere diffusi, gli ospedali di comunità, ampliare i centri clinici, quasi 400 sono previsti, cosa buona e giusta, perfetto. Si parla molto, come sapete, di assistenza di prossimità e qui dovremmo aprire un lungo capitolo, ma non lo posso fare, che è cosa molto importante. Però io credo, ed è certamente importante, io non ho letto molto e credo che non si stia facendo molto, se non slogan, su questo problema. Prossimità vuol dire anche gestione assistenziale dei servizi sanitari domiciliari, e allora che è affidata alle ASL, come saprete, a me mi sembra che ci sia molta poca attenzione al di là dello slogan della telemedicina, che non so cosa sia, forse è uno strumento, qualcuno diceva, ma non mi sembra che ci si possa confidare più di tanto allo stato attuale. Credo che sarebbe necessario prestare una riflessione maggiore al ruolo dei medici di base, perché sono quelli che garantiscono l'assistenza domiciliare, se non ora quando, e a me mi sembra che su questo non c'è molta attenzione. Ma arrivo al punto: se il vuoto riguarda tutto questo, forse riguarda anche come rilanciare le grandi strutture di cura. Se è vero, e non sto davanti a una platea di medico a dire che le grandi strutture garantiscono tanto quanto la struttura domiciliare le cure, e se è vero che il difetto è evidente, sono stati citati, la mancanza di posti letti cronici è evidente, anche per la determinazione delle patologie, per la possibilità di cure preventive, insomma. I ricoveri ospedalieri, la crisi dei ricoveri ospedalieri, non sto qui a dirlo, la drammatica piega delle lunghe attese che non solo non fanno curare ma fanno morire, beh, insomma, in qualche modo credo che, scusate, ma dimostrano l'estrema necessità di intervenire. In questo quadro io credo che si ponga la questione finalmente degli ospedali dismessi. Io non so, dopo di me mi parlerete del San Giacomo e forse anche del Forlanini, però io credo che intanto sarebbe necessaria una ricognizione delle strutture esistenti. Per quello che io ho capito, i dati... che io conosco, sono circa 200 le strutture ospedaliere chiuse. Forse qualcuno è fatiscente, probabilmente qualcuno è fatiscente, ma non credo che, anche perché fossero state chiuse 200 strutture fatiscenti, presumibilmente fatiscenti, e aperte 400, non staremmo qui a parlare. Se avessero chiuso il San Giacomo e aperto il San Giacomo bis, non staremmo qui a parlare, evidentemente. Io credo che sia necessaria una ristrutturazione, un'attenta analisi delle strutture esistenti, un coordinamento dei servizi regionali e interventi che sono legislativi, ma che non possono essere legislativi e non possono essere neppure regionali. Lo voglio dire perché so che è stato scritto da qualche parte che volete presentare una legge di iniziativa regionale, bene, fate, ma non ci si salva soltanto nel Lazio e soltanto andare a parlare con, dico, Zingaretti, per dire, l'attuale presidente della regione Lazio. E allora forse un coordinamento nazionale, una riflessione complessiva è necessario. Io mi fermo qui perché solo questo quadro generale volevo darvi. La ringrazio, professore, per rassicurarla le dico che il sottotitolo è il San Giacomo e il Forlanini è solo l'inizio. Bene. E attraverso change.org cercheremo di creare una rete, perché, come dicevo prima, ci sono circa 115 petizioni aperte in tutta Italia su chiusure di singoli reparti o ospedali, quindi è solo l'inizio. Grazie. A questo punto invito sul palco il professor Ivan Cavicchi, che è ordinario di organizzazione sanitaria e filosofia della medicina a Tor Vergata, editorialista, è stato presidente di Farm. Allora, basta così. Prego. Io vorrei toccare due punti fondamentalmente che sono nel titolo di questa sessione, parlare un attimo di ospedali e di articolo 32. Per chiudere il San Giacomo, per chiudere il Forlanini,
per chiudere centinaia di ospedali, cioè per dismettere complessivamente più di 40.000 posti letto, c'è voluta una politica. Questa politica ha un nome, si chiama deospedalizzazione. Già è un nome brutto perché de è una particella privativa. Io penso che anche se vinceremo le cause, il San Giacomo e gli altri ospedali li riapriremo solo se cambierà la politica di deospedalizzazione. Certo. Perché riaprire San Giacomo significa trovare 30-40 miliardi, non è una cosa semplice, cioè significa spendere, trovare operatori, nuove tecnologie, un ospedale è costoso. Vorrei un attimo spiegare la deospedalizzazione, il nostro nemico. Conoscere il nemico per combatterlo. La deospedalizzazione, che in tutta la mia vita ho sempre combattuto, io ero per la rispedalizzazione, non per la deospedalizzazione, che secondo me è la strada vincente, nasce con la nostra legislazione. Quando noi facciamo la riforma del 78, decentriamo la sanità e inventiamo il famoso famigerato territorio. La scommessa era togliere un po' gli ospedali, dare un po' di più al territorio e soprattutto, come sa bene Fabio, integrare. Cos'è successo? Che abbiamo tolto gli ospedali, abbiamo riversato sul territorio molti fabbisogni anche, tra virgolette, inadeguati, ma non abbiamo mai integrato. Oggi abbiamo un sistema dicotomico, cioè abbiamo il territorio da una parte e l'ospedale dall'altra, ancora adesso. Di fatto questo non aver fatto l'integrazione ci è costato molto caro, molto molto caro, ma a parte agli operatori è costato molto caro la gente, ecco. Veniamo ai giorni nostri. Azzariti parlava del PNRR. Il PNRR ha una missione 6, che è la missione che si occupa di sanità. Ebbene, in questo PNR, la faccio breve perché i minuti sono pochi, il problema dell'integrazione non è risolto. Si potenzia il territorio, si aumentano le case di comunità, si inventano gli ospedali di comunità. Non si capisce bene cosa siano gli ospedali di comunità. Una volta, quando Mariotti fece la riforma ospedaliera nel 1968, aveva classificato gli ospedali di zona, gli ospedali provinciali, gli ospedali regionali. Non si sa se l'ospedale di comunità è un riesumare l'ospedale di zona, è tutto da capire. Però questo è. Soprattutto c'è un difetto nel PNRR sugli ospedali, che la scelta politica che fa, che io personalmente non condivido, io non ho mai capito perché con una catastrofe come la pandemia il PNR ha distinto come settori da riformare la pubblica amministrazione, la concorrenza, non so che altro, scartando la sanità. Nella mia esperienza di operatore, di studioso, la pandemia mi ha insegnato una cosa molto banale: metti mano alla riforma, perché tante cose non funzionano, sono scoppiate. Scoppiate, è scoppiato il territorio, tante contraddizioni sono scoppiate. Però la scelta che fa questo governo, questo ministro della sanità, è di non riformare. La scelta che fa è potenziare quello che c'è. Quindi potenzio il distretto, potenzio la prevenzione, potenzio questo, potenziando anche, io gliel'ho detto, anche le contraddizioni in questo modo, se tu non le rimuovi, chiaro? Allora, questo PNRR fa una scelta rispetto agli ospedali che io non condivido, conferma una cosa che non è stata citata, che tu conosci, che è il DM70. Il DM70 che cos'è? È il regolamento che a tutt'oggi disciplina gli ospedali. È un rifacimento della vecchia legge Mariotti di tanti anni fa. Il criterio principale è il numero di posti letto. Quantificano i posti letto in termini di certi referenti, eccetera eccetera. In termini poveri, il DMS70 per me è un figlio della deospedalizzazione e ha il compito di definire, attenzione, quello che io ho definito l'ospedale minimo.
non l'ospedale, adeguato, che è un'altra cosa. Minimo vuol dire devi avere certi letti, devi avere certe strutture, ma non devi andare oltre. Questo oggi propone il DMS, il PNRR. Il San Giacomo, sul quale io spero che si riapra, ma non solo San Giacomo, quindi per quanto mi riguarda consideratemi acquisito la vostra battaglia, riaprirà se facciamo un discorso di superamento del DMM, se andiamo oltre l'ospedale minimo. Abbiamo bisogno di rispedalizzare, abbiamo bisogno di ridefinire l'ospedale, perché la società è cambiata, l'ospedale è sempre fermo. Voglio dire, abbiamo bisogno di ridefinire i suoi rapporti con la società, abbiamo bisogno di ridefinire tante cose. La cosa che a me sconcerta sempre è che l'ospedale è la risposta al più alto grado di bisogno, perché quando uno sta male va in ospedale, non va dal medico di famiglia, chiaro? No? Ebbene, nonostante sia l'ospedale più importante, è quello più svalutato, addirittura è quello perseguitato da alcuni pregiudizi anti-ospedalieri. Questi pregiudizi a volte sono economicistici, a volte sono di altro ordine. Fatto sta che l'ospedale, tra virgolette, se l'è passata male. Il PNRR, la missione 6, ripropone la stessa logica della dipendenza territorio-ospedale. Anzi, io temo, ho avuto una discussione recentemente con il direttore dell'Agenas, che non mi ha smentito. Ho detto, ma se devo dar retta a quello che dite, alla fine di tutti i conti va a finire che io complessivamente, non solo dopo una pandemia, avrò meno ospedali, meno posti letto, rischio di avere meno, perché faccio le case di comunità, faccio questo, faccio quello e riduco il numero di posti letto. Ecco. Quindi la prima riflessione che faccio riguarda questo. Ho sentito molta storia, bellissima, ho sentito molta cultura, ho sentito la discussione legale, ma ricordatevi, gli ospedali non si chiudono perché ci sono degli scemi, dei matti, degli avventurieri, si chiudono perché ci sono delle politiche. Se le politiche non le cambiamo, gli ospedali non le riapriremo. Chiaro? Per riaprire gli ospedali bisogna cambiare le politiche. Secondo punto, l'articolo 32. Mi dispiace che Flick sia andata via, perché la riflessione l'avevo un po' pensata su di lui. Allora, recentemente, pochi giorni fa, tutti voi ricorderete che si è concluso questo, come si chiama, il Global Health Summit, sì. Questo 5-6 patto di Roma. Settembre. Patto di Roma. E questo patto di Roma se ne è uscito con l'ennesimo slogan, One Health. Beh, vi assicuro, peraltro è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma a parte questo, però, niente di nuovo, mi ha colpito molto, perché mi sono preso il gusto di andarmi a rileggere le dichiarazioni fatte internazionali sulla salute, e la cosa che ho scoperto l'acqua calda, lo dico subito, è che tutte le dichiarazioni, proprio perché sono delle dichiarazioni, restano dichiarazioni, cioè restano sulla carta. Però a parte questo, prima di One Health c'era la salute in tutte le politiche, poi c'è stato Bangkok, poi c'è stata la carta di Ottawa, poi c'è stato Alma-Ata, tante belle dichiarazioni. Cioè collezioni, io insegno logica, collezioni di petizioni di principio, senza nessun obbligo di attuazione, rimangono lì. Però mi sono chiesto, perché queste robe restano solo degli slogan? E la risposta che mi sono dato è che per fare queste cose nuove, One Health, questo, che sono modifiche della definizione classica di salute, bisognerebbe fare delle riforme. Cioè tu non è che prendi, vieni fuori One Health e ho One Health. One Health significa ripensare servizi, organizzazioni, personale, l'ambiente, metodologie, epistemologie, approcci. Cioè non è che fai, ecco perché rimangono sulla carta, perché gli slogan andrebbero declinati con delle riforme. Ed ho pensato all'articolo 32. Lo dico subito per non essere equivocato. L'articolo 32 sta bene come sta, anche con le virgole. Non toccherei nulla dell'articolo 32. Però un problema io da studioso lo vedo. L'articolo 32 è stato scritto nel 47, nel 48 all'incirca.
Coincidenza vuole che la prima definizione dell'OMS della salute è del 48, ed è assolutamente simmetrico all'articolo 32. E lì c'è scritto diritto alla salute, c'è scritto tutela, c'è scritto interesse collettivo, le cose ci vengono ricordate. Però io da studioso so che i significati di base delle cose dipendono dai significati contestuali. Cioè esiste una regola in epistemologia che si chiama meaning variance, la variazione del significato, che ci dice che cambiando il mondo cambiano i significati base anche dell'articolo 32. Cioè il senso di base dell'articolo 32 nel 48 non è uguale al senso di base del concetto di salute che abbiamo oggi. Non è per niente uguale. Il concetto di tutela che sta scritto nell'articolo 32 è un concetto di tutela che oggi io mi sento di combattere. Cioè in questi anni noi abbiamo avuto l'emancipazione delle donne, il reinserimento degli handicappati, abbiamo combattuto le malattie mentali, abbiamo combattuto un'idea di tutela paternalista. Cioè oggi il cittadino ti propone un valore dell'autotutela, dell'autodeterminazione. Questi valori nell'articolo 32 non ci sono. Nell'articolo 32 non è che non ci sono nella Costituzione, bisogna fare insomma dei rapporti di questo tipo. E allora mi chiedevo, se io non lo tocco e non lo voglio toccare, perché succedono sempre dei gran casini quando vai a muovere queste cose, che posso fare? L'unica cosa che posso fare io la chiamo ricontestualizzare, cioè prendere l'articolo 32 dal 48 e metterlo nel tempo di oggi e vedere che succede. E vi assicuro che se io dovessi fare questa operazione dovrei cambiare il concetto di tutela, il concetto di diritto. Oggi sfido chiunque di voi a considerare il diritto alla salute come si considerava nel 48 un diritto giusnaturalista. Non è un diritto naturale il diritto alla salute, eppure noi continuiamo non a considerare il diritto alla salute in senso giusnaturalista. Abbiamo dedotto da quell'articolo 32 una certa sanità, una certa idea di servizio, una certa idea di prassi, una certa idea di operatore. Mi spiego? La ricontestualizzazione significa rimettiamo nel nostro tempo i grandi valori, i grandi principi e vediamo che succede. Ma immediatamente dopo però ci dobbiamo prendere la responsabilità di adeguare tutto il resto. Vi faccio l'esempio di One Health, no? One Health adesso si dice che è una concezione olistica della salute. Ogni tanto si tira fuori questo olismo, no? Diventa olismo, che poi è sempre la scoperta dell'acqua calda, eh? Perché voi mi dovete dire, se è chissà quale cosa, dire che la salute dipende dall'ambiente, dall'inquinamento, da quello che mangi. È chiaro che la salute è un concetto olistico. L'articolo 32 però non la considera un concetto olistico, la considera in modo molto igienistico, non sanitario. Igienistico lo uso non a caso perché vuol dire una disciplina medica che si preoccupa di tenere lontano i fattori che creano le malattie. Ma oggi per fare salute, come intende il Patto di Roma, non basta l'approccio igienistico. Ecco, mi dispiace davvero che Frick sia andato via perché gli avrei voluto dire, ma è possibile fare una ricontestualizzazione? Ma ci proviamo. Può essere... Che è una pre-riforma e da lì tirare fuori altre cose. L'ultima cosa che voglio dire, anche questa l'ho sentita dire da Frick, riguarda il concetto di dovere. Allora, una cosa che mi ha molto colpito della pandemia è scoprire anche qui l'acqua calda, cioè scoprire che i comportamenti individuali sono importanti per l'interesse generale. Se uno non si vaccina, se uno non fa prendere la mascherina, se uno si comporta male, diventa un problema. E allora mi sono chiesto, ma l'articolo 32, perché anziché limitarsi a definire i diritti, in questi casi non arriva a definire i doveri alla salute? Perché secondo me, con tutto staccagnare che stiamo facendo, obbligatorietà, non obbligatorietà, Novax, i Novax sono una parte infinitesimale dell'universo sociale, non sono loro che determineranno il blocco di... sono l'altro grande soggetto che bisogna sforzarci di capire, che nella letteratura sui vaccini ormai chiamiamo da anni l'esitante, l'esitance.
L'esitante chi è? È lei, io e Fabio, gente che ha dei dubbi. La società è piena di persone con dei dubbi, perché ne sente di tutti i colori, perché non è completamente garantito. Ha dubbi, viva Dio! E io lo trovo assolutamente vitale avere dei dubbi. Allora, il dovere alla salute a me sembra un'idea importante, perché insomma potrebbe dare una risposta a questa dicotomia libertà-obbligatorietà che va rifiutata. Ma devo spiegarmi meglio. Quando io parlo di dovere alla salute, non intendo lo Stato che obbliga il cittadino. Me ne guardo bene. Io ero già contro l'obbligatorietà ai tempi della Lorenzin, quando addirittura per imporci 12 vaccini voleva addirittura sospendere la patria potestà ai genitori. Mamma mia. Tanto per ricordarci i dettagli, era questo. Metteva le multe, Stiamo arrivando su un terreno minato. Vabbè, io arriverei brevemente alle conclusioni. Allora, concludo dicendo, non intendo l'obbligatorietà, intendo, come dire, più in senso kantiano. Cosa diceva Kant? Kant si rifaceva al dovere definito dalla coscienza, cioè al rapporto tra razionalità e coscienza. Tradotto in pratica vuol dire che secondo me lo Stato dovrebbe educare il cittadino ai vari livelli al dovere e alla salute, che vuol dire educare il cittadino a relazionare la propria razionalità con la propria coscienza, in maniera da avere un cittadino maturo, onesto, un cittadino che sappia scegliere. Quindi lungi da me l'idea dell'obbligo, ma un'idea kantiana di dovere non mi dispiacerebbe, anche perché il dovere alla salute diventa appunto una forma di salvaguardia della salute. Ti ringrazio molto. Grazie, grazie. La ringraziamo noi. A questo punto inviterei l'avvocato Covino, che affronterà più... Sì, a Luna ci cacciano e quindi chiediamo 5 minuti sul contenzioso ancora aperto riguardo al bene indisponibile o disponibile del Forlanini, insomma il contenzioso aperto dal comitato Forlanini, cittadini che si battono per la riapertura di questa grande struttura. Prego. Allora, cercherò di essere breve il più possibile, purtroppo la questione è molto complicata, quindi farò ovviamente insomma una sintesi molto più possibile esaustiva. Io vorrei partire solo da un punto, dalla sentenza del San Giacomo, perché la sentenza del San Giacomo è molto importante anche sotto il profilo del discorso che riguarda l'ospedale Forlanini. Questo perché la sentenza del San Giacomo fa riferimento, la sentenza del Consiglio di Stato fa riferimento esplicitamente a un'esigenza da parte dell'amministrazione di valutare l'efficienza della struttura pubblica prima di ogni altra ipotesi nell'interesse della collettività, anche in considerazione dell'esistenza di un vincolo storico, dice, di destinazione del bene immobile alla cura dei malati. Allora, questo vincolo storico è molto forte, diciamo, nel discorso che riguarda, oltre a San Giacomo, anche il Forlanini. Questo perché? Perché, come già si è detto, mi sembra, prima di me, l'ospedale Forlanini è un ospedale specializzato in malattie delle respiratorie. È stato un ospedale specializzato in questo senso, e anche la struttura, l'architettura dell'ospedale stesso è stata realizzata a questo fine. È stato realizzato a ferro di cavallo appunto per aiutare a far entrare aria e luce nelle ampie stanze di degenza. Quindi c'era una vocazione non indifferente struttura sanitaria di questo immobile. E poi sappiamo la storia, insomma, ma non mi soffermo perché questo forse qualcuno l'aveva già detto prima di me, ma non è stato utilissimo negli anni 30 per la ricerca, certo, e la cura della tubercolosi. Quindi conosciamo da questo punto la storia. Purtroppo con delibera del 2006
questa vocazione sanitaria è stata sostanzialmente è venuta a cessare. Questa delibera al tempo non è stata mai impugnata, almeno da quello che so io nessuno l'ha impugnata, a differenza del caso del San Giacomo, perché il San Giacomo parliamo di un ricorso che mi sembra è stato incardinato nel 2008, quindi molto risalente del ricorso del San Giacomo, parte dal TAR e poi è arrivato al Consiglio di Stato e si è deciso purtroppo solo oggi. Purtroppo lo dico, non lo so se è un bene che sia stato deciso oggi, perché forse la sensibilità del giudice oggi è diversa verso la chiusura degli ospedali rispetto a un tempo. Noi abbiamo avuto invece questa esperienza del Forlanini e abbiamo constatato, facendo un ricorso incentrato soprattutto sul problema appunto dell'interesse storico, artistico, non potendo sindacare più la scelta di dismetterlo come per la vocazione sanitaria, perché purtroppo questa è divenuta inimpugnabile allora, perché è una decisione presa in quel tempo. Nel frattempo l'ospedale ovviamente è degradato, sappiamo che condizioni versa, e quindi abbiamo dovuto incidere più sugli aspetti tecnico-amministrativi della questione. Abbiamo seguito un po' la vicenda ed un susseguirsi di atti di indirizzo che tuttora vengono pubblicati su ipotesi di uffici regionali che poi non vengono più, non si sceglie, non si sa per quale motivo non possono più essere realizzati e si passa per una cittadella della pubblica amministrazione, una cittadella che prevede prima servizi al cittadino, poi nel provvedimento che abbiamo pugnato non si legge più servizi al cittadino, non lo so, questo è un altro poi un'altra incognita. Centro polifunzionale, insomma, ne stiamo sentendo tutti i colori. Noi abbiamo pugnato in questo caso la dismissione dell'ospedale, perché il tentativo che fu fatto all'epoca fu quello di procedere alla riqualificazione del bene come bene rientrante nel patrimonio disponibile da indisponibile, che vuol dire che il bene che rientra nel patrimonio disponibile non necessariamente può essere utilizzato a fini pubblici. Quindi non voglio dire che debba essere per forza concessa a un privato che ci vuole fare un centro commerciale, però comunque sia, perdendo quella indisponibilità, che è quella che l'indisponibilità del bene, in questo caso il patrimonio disponibile, il patrimonio che è vincolato e destinato soltanto a una funzione pubblica, a un uso pubblico. La perdita di questo, diciamo, di questa caratteristica, di questa qualità del bene, lo porta ad entrare nell'ambito di un blocco di vendite di beni pubblici, che allora con la legge di allora, non mi metto a descrivere la legge perché non abbiamo tempo, insomma, prevedeva appunto una vendita in blocco di una serie di beni, e la Regione al tempo pensava di poterlo riqualificare in questo modo sulla base di un ipotetico progetto di realizzazione di questa cittadella amministrativa. Un progetto che a dire il vero è un po' fumoso, perché poi adesso vi dico perché come andrà a finire. Un progetto un po' fumoso che alla fine noi impugniamo questa dismissione, questo atto di dismissione da parte della Regione. Il TAR in sede cautelare diciamo non accoglie la sospensiva, quindi dice non c'è un danno, ci dà torto in parte, cioè non c'è un danno, perché in realtà la Regione dice che lo vuole destinare a funzioni pubbliche. E questo forse la Regione si è trovata un po' in difficoltà con questa motivazione del TAR. Quindi dal momento, se non c'è una preoccupazione che il bene venga venduto per altri fini, non c'è un'urgenza di decidere. Quindi è finita così la fase cautelare di fronte al TAR. Nel frattempo la Regione tuttavia ha avuto un percorso un po' travagliato, credo, e noi non abbiamo molta evidenza di questo percorso. L'unica cosa che sappiamo, e questa la sappiamo già dal ricorso che abbiamo contestato allora, è che la Regione, come noi abbiamo contestato, ha chiesto al Ministero dei Beni Culturali, perché come voi sapete se viene dismesso un bene che ha un vincolo di interesse storico, ogni atto di disponibilità di questo bene deve essere autorizzato dal Ministero dei Beni Culturali. Ha chiesto l'autorizzazione e il Ministero a quanto pare non gliel'ha data, perché gli ha mandato una nota che noi non conosciamo, non ce l'hanno mai consentito di rendere evidente, insomma, non ce l'hanno mai ostesa, come si dice, e gli ha sostanzialmente, però la Regione risponde, abbiamo una nota in cui la Regione risponde alla risposta del Ministero dicendo, in cui
diciamo, sintetizza la nota del Ministero e viene in evidenza in questa sintesi che la Regione ha mandato una serie di documentazioni e non ha dato evidenza anche della destinazione futura del bene e di quello che verrà fatto. Quindi a questo punto non si sa se è mai stata rilasciata una autorizzazione da parte del MIBACT. Unica cosa che sappiamo, e adesso vengo alla fine così insomma sì, cercherò di unica cosa che sappiamo è che il 9 febbraio 2021 è uscito nel bollettino ufficiale della Regione un nuovo dato di indirizzo in cui si prende atto di una cosa, che il MEF ha ritenuto di non dover dare seguito alla procedura di alienazione e pertanto il compagno è stato nuovamente inserito nel patrimonio disponibile dell'ente in attesa di nuove decisioni. Quindi ora non so se il Covid adesso ha rinvigorito questa esigenza di dover avere una sanità pubblica un po' più efficiente e con degli apparati esistenti e non svenduti o in quant'altro, però fatto sta che pare che il MEF non abbia consentito questa dismissione. L'ultima cosa e chiudo, noi comunque avremo un'udienza su questo ricorso, c'è stata finalmente concessa l'udienza di merito di fronte al TAR a marzo del 2022, quindi vedremo adesso se ci saranno sorprese su questo punto. Beh, magari faremo degli accessi. Grazie. Agli atti. Esatto. Grazie. Scusate il ritardo. Siamo molto in ritardo, avremo tempo per la relazione di Oliva, adesso moderata da Livia. Sei dopo? Sì. Allora, fatti presentare. Sono la presenta. Allora, buongiorno da parte mia, abbiamo passato una bellissima mattinata insieme, abbiamo imparato un sacco di cose, sono molto contenta, grazie a Fabio, al professore Biferali che mi ha invitato, ho potuto saperne molto di più, sentire parlare di sanità da così tanti e diversi punti di vista, è stata veramente una mattinata istruttiva. Allora, ho il compito di presentare Oliva Salviati, che è discendente del cardinale, ce l'hanno raccontato prima, del cardinale Antonio Maria, che rifondò nel secolo XVI l'ospedale San Giacomo per donarlo alla città e ha rivendicato l'atto di donazione del suo antenato opponendosi alla chiusura. Presiede il comitato Tebe, tutela enti lasciti benefici ed è membro costituente del comitato civico Riapriamo gli ospedali. Prego, dottoressa Oliva, a lei la parola per buongiorno concludere a tutti. Questo convegno. Intanto brevemente voglio dire due cose. Una, voglio ringraziare tutti quelli che in questi anni, lunghi anni, perché sono 14 anni, sono stati sempre presenti nella, non dico battaglia, dico guerra sul San Giacomo. Quindi alcuni sono qua, altri sono dovuti andare via, ma Franco Moretti, insomma tutti i medici che sono qui, eccetera, eccetera. Fabio, è molto importante questo, perché in realtà questo problema degli ospedali, come è stato detto prima di me, è la deospedalizzazione ed è un programma che va avanti da tantissimo tempo e non è casuale, perché questo avviene per gli ospedali, avviene per le pensioni, avviene per il nostro welfare. Quindi la situazione è questa, è una scelta politica molto grave che sta rendendo il nostro paese, ci sta portando nel terzo mondo. La nostra era la seconda sanità migliore del mondo, secondo l'OMS, e dico OMS per dire quel sistema di cui su cui io ho grosse riserve, visto quello che è successo durante questa pandemia, epidemia. Però eravamo il secondo paese al mondo per come migliore sanità pubblica. La sanità pubblica è sabotata, e posso usare il termine sabotaggio, sistematicamente vengono chiusi i reparti di eccellenza, vengono chiuse strutture di eccellenza per portarci a una sanità di tipo americano. Questo riguarda, il problema è serissimo, perché riguarderà le generazioni future e riguarda quello che sta succedendo oggi e quello che è successo con la pandemia. Quindi il fatto di rendere tutto un fattore economico e non un dovere della società di assistere e curare ha
creato enormi problemi anche durante la pandemia, perché io sono d'accordo sulle vaccinazioni assolutamente, però penso che prima di vaccinare i medici devono poter curare, e questo è stato impedito durante la pandemia con linee guida del governo, direi molto molto gravi, questa della vigile attesa, perché non esiste patologia nella quale la cura può essere la vigile attesa. Quindi la situazione degli ospedali è gravissima, questo influirà su tutto il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Il problema del San Giacomo è la punta dell'iceberg, così come il Soldanini, la punta dell'iceberg di un sistema criminale, e ne abbiamo viste le conseguenze con tanti morti oggi, sono mancati i posti letto, abbiamo 2,5 posti letto ogni 1000 abitanti, scarsi, quando la Germania ne ha 8, il Giappone ne ha 12, e durante la cosiddetta pandemia non curata hanno continuato a chiudere gli ospedali. Quindi San Giacomo è la punta dell'iceberg di un sistema gravissimo. Io parlo poco e dico le cose forse che sembrano pesanti, ma non lo sono, e sono anzi molto leggere rispetto a quello che sta succedendo. Il San Giacomo, la chiusura del San Giacomo è stata possibile grazie a una legge scellerata del 2001, la legge 410 sulla vendita del patrimonio pubblico. Questa legge ha permesso le cartolarizzazioni, ha permesso la vendita dei patrimoni degli ospedali. A Roma hanno venduto 950 palazzi appartenenti agli ospedali Piazza Navona, Salita del Grillo, le zone più belle di Roma, a una media di 250.000 euro l'uno, a umma tra gli amici degli amici. Quindi il fatto della mancanza di fondi per la sanità è assolutamente strumentale, le emergenze sono strumentali per portare questi fondi da mano pubblica a mano privata. Questa è la sostanza della storia, e questa è la sostanza del Forlanini e del San Giacomo. Il Forlanini ha un valore catastale di 270 milioni di euro, è stato messo a bilancio a 60 milioni di euro. Se il valore catastale è 270, il valore reale è minimo il doppio. Questo vi fa capire il perché della chiusura degli ospedali, che ormai sono diventati bottino delle lobby di cui la politica fa il servizio. Questa è la storia. Quindi vogliono ottenere risultati, bisogna combattere tutti i giorni, perché se siamo qui è perché qualcuno ha combattuto ogni giorno, e io ringrazio tutti quelli che lo hanno fatto. Grazie mille a tutti e a presto. Grazie a lei. Beh, se ci sono delle combattenti come lei, questa guerra sarà sicuramente vinta alla fine. Allora, adesso un'altra testimonianza, e la testimonianza lo vediamo qui, ci segue da qui. È accaduto all'ospedale San Giacomo di Roma, è un evento. No, è niente, posso. No, vabbè, sta qui dall'inizio, è Furio Colombo, il decano dei giornalisti. Prego, diamo la parola a lui, sentiamo cosa ci c'ha da dirci. Che assolutamente non può essere dimenticato, non può essere trascurato, e dovrebbe essere un punto di attenzione nella campagna elettorale, quando prenderà veramente il via per le elezioni del nuovo sindaco di Roma, perché si dovrebbe prestare, io dico ai cittadini che si dovrebbe prestare attenzione soltanto a coloro che includono nel loro programma la riapertura degli ospedali. Ho vissuto a lungo nella vita dal ritorno negli Stati Uniti, quando ho iniziato la parte della mia vita politica italiana, nel periodo in cui era diventato straordinariamente di moda l'idea di dire abbiamo tagliato 250 letti, si è fatto economia nell'ospedale tra l'altro dove abbiamo tolto un'intera sezione, è cominciata quella tendenza che poi ha portato alla chiusura del Forlanini. L'idea di chiudere o ridurre la sanità
era diventato una specie di mantra politico che accreditava misteriosamente presso i cittadini, devo dire, accreditava coloro che chiedevano voti per una ragione o per l'altra. Io ricordo la sequenza del San Giacomo. Primo punto, il San Giacomo, ospedale segnato da una tradizione e da una fama di grande ospedale metropolitano, di grande ospedale di una grande città, aveva un ruolo nel centro storico di Roma che era insostituibile per due ragioni. La prima per la qualità per l'antichità dell'evento. Siamo qui, questo ospedale è qui del 1468 e viene preso ed è stato trattato come se fosse stata una costruzione di vent'anni prima, come se si trattasse di Giacomo, che aveva il suo ospedale in quel punto e in quel momento. E se qualcuno avesse tenuto un quaderno, saremmo pieno di storie di stranieri, ma in particolare di americani, che ci raccontavano come erano stati trattati, che tipo di assistenza avevano avuto e come erano guariti facilmente, bene, cosa che non gli sarebbe accaduta, pensavano, nei loro stessi ospedali. Eravamo pieni di storie di quel tipo lì e addirittura fieri di storie di quel tipo lì. Non sono servite a niente. La politica non l'ha voluto sapere, l'opinione pubblica non l'ha voluto sapere, il giornalismo non l'ha voluto sapere e abbiamo perduto il più importante punto di qualifica del centro storico romano, non sul versante della visita alle antichità, ma sul versante del praticare ancora con grande qualità e grande livello quella che era un'antichità diventata contemporaneità nella città di Roma. Bene, grazie a Furio Colombo che nonostante i suoi 91 anni ha voluto mandare il suo messaggio a noi in questa giornata. Allora, professor Piferali, abbiamo finito il tempo, credo. C'è Dacia Maraini anche, che abbiamo il tempo di ascoltare Dacia Maraini? E allora abbiamo il tempo, perfetto. Ah, la devi ritrovare. Professor Biferali, intanto ci comincia a salutarci. Io devo, tanto che Antonella ci fa ascoltare, devo chiedere scusa a tutti quelli che non hanno potuto partecipare e che avrebbero potuto portare la loro testimonianza. Mi riferisco a Narita Cammarata, mi riferisco a Gianfranco Callegaris, l'anestesista del San Giacomo, che oggi era qui con noi. Però insomma il tempo è tiranno e ci fa piacere di averti qua con noi, nell'attesa che Antonella, ieri a mezzanotte mi sono fatto consegnare da Dacia Maraini un brevissimo documento di solidarietà e appoggio a questa nostra campagna, quindi per anche così per ringraziarla non posso che chiedere a Antonella di essere brava a inviarlo. E poi segno della giustissima campagna nata per riaprire gli ospedali della capitale. Di San Giacomo è stato un'eccellenza della sanità romana. Allora vi dico quello che diceva. Mi diceva una cosa importante, che era triste, veramente sapere. Una cosa contraria a quella che ha detto Furio. Furio ha detto che dovremmo domandare a tutti i candidati sindaci di esprimere il loro parere, attraverso un approccio ideologico.
lei ha detto una cosa diversa, dice l'apertura del San Giacomo non può dividere i partiti destra, sinistra, 5 stelle, 8 stelle, insomma è un qualcosa che deve essere una battaglia comune di tutti i cittadini. E poi ha detto un'altra cosa importante, che l'ospedale San Giacomo è un po' la metafora del degrado culturale, storico, civile della città. È abbandonato, si sta deteriorando, quindi occorre guardare questo ospedale come qualcosa che non possiamo più lasciare all'abbandono. Dobbiamo recuperare una coscienza civile e guardare il San Giacomo per vedere quello che sta diventando la nostra città. Non ci fai sentire altre parole? No, ci saluta e ci dice queste chi cose. Chi non ama e non cura i suoi tesori. Penso che quindi io sono dell'idea invece di Furio, perché noi dovremmo tirar fuori dalla tana i politici che adesso fanno tante promesse, e noi credo insieme a Antonella faremo delle domande, perché io a mio giudizio voglio che i politici tra le tante promesse dicano anche cosa vogliono fare degli ospedali. Questa per me lo trovo molto importante, non so se condivide l'assemblea questa cosa. Ultima, e voglio, non so se la dottoressa Livia vuole. No, io l'ho detto. Allora io niente, vi ringrazio tutti quanti, veramente è stata. Allora facciamo, ci sono i minuti? Allora iniziamo da Gianfranco, che se vuole dire un minuto, due minuti qualcosa era nel programma, e poi chi è che voleva parlare lo dice alla dottoressa, anzi lo dice alla moderatrice. Lui? Sì. Sì, ma brevi. Tutti brevi, prego. Questa signora. Voglio parlare di tutti. Buongiorno. Dopo aver sentito tanta teoria assolutamente affascinante, mi chiedo una cosa. Ho visto in questi giorni alcuni articoli fatti da economisti sulle previsioni, su quello che sarà la sanità futura, sull'ospedale a fisarmonica, tutto giustissimo. Mi chiedo quando sarà in grado la politica di non dico seguire, ma andare di pari passo con le nuove idee e con la sanità che cambia, signori, ogni 6 mesi. Cioè i fabbisogni della sanità, lo sviluppo tecnologico, eccetera, fa in modo che il mondo sanitario cambi ogni 6 mesi. Ora o si riesce a stargli dietro, oppure è chiaro che si sarà sempre in ritardo rispetto a quelle che sono le aspettative e quelli che sono realmente i bisogni della gente. Faccio una domanda a voi, forse io tanto tempo mi pongo questo quesito. Per quale motivo le assicurazioni che pagano le prestazioni ai professionisti oppure ai pazienti, alla loro utenza in clinica privata, non pagano altrettanto allo Stato? Come mai? Per quale motivo? Perché lo Stato offre un servizio che deve essere gratuito? Perfetto, ma allora perché ci si deve assicurare? Quindi ci sono delle cose ben precise, ci sono delle collusioni e connessioni e problemi economici che vanno ben oltre quello che è il nostro interesse banale. Purtroppo, come diceva, il discorso non è politico. Io ho chiesto a della gente di intervenire oppure di pensare qualcosa circa la riapertura. Mi è stato risposto: in questo momento non siamo interessati. Cioè, siccome il nostro bisogno di salute dovesse essere sempre mediato dall'interesse politico del momento. Questo, signori, non è possibile, non è, la sanità è un discorso a parte. E voglio sollevare, come diceva Gino Strada molto giustamente, chi ci guadagna in sanità? Non ci deve essere, non ci deve essere guadagno. Io adesso collaboro, sono in pensione, quindi ho la possibilità di collaborare con cliniche o con centri convenzionati, eccetera. Signori, in sanità ci sta chi ci guadagna.
E allora il tentativo continuo è quello di far trasferire, come si è già detto, la sanità dal pubblico sempre di più verso il privato, verso il convenzionato, verso l'assicurato. Questo purtroppo è. E quindi farsi tante domande. In questo momento stiamo parlando tanto di Covid, di cose. Signori, io ho visto cose col Covid che voi umani, gestione dei pazienti, che non vi potete immaginare. Allora, si vede tanto, si controlla tanto, si combatte tanto, si pensa tanto. Vi siete mai chiesti per quale motivo in ogni reparto Covid non c'è uno psicologo? Avete mai visto un paziente Covid come sta ridotto psicologicamente? No? Qui andiamo avanti a tachipirina e non ci si rende, sono stato in alcuni reparti. Sì, sono. A Luna vanno via. Bravo, brava. Ci sta in tutte le guerre, il caso di dire, il servizio di burnout per gli. Certo, chi valuta lo stato psicologico di una persona, di un medico che parla con un paziente Covid, per esempio, in quel momento come sta, se può dare realmente qualche cosa, se può dare un supporto umano o meno? Perché molto spesso è quello. E vi ripeto, io sono stato in alcuni reparti dove la sera ci stava la gente Covid, i pazienti Covid, che stavano con gli occhi spalancati così, che all'idea di finire soltanto col casco in testa, casco che peraltro non sapeva mettere nessuno, banale, ma che non sapeva mettere nessuno, dove sarebbero bastate per far vivere meglio queste sensazioni 10 gocce di un qualsiasi tranquillante per poter far affrontare alla gente le cose in un modo molto più sereno. Ecco, queste sono le valutazioni. Mi sono fatto queste domande, chiudo qui perché potrei continuare per 28 giorni. Ok, grazie. Approfitto per un intervallo breve che io presenterò, diciamo, un progetto come l'ho presentato a novembre alla sindaca, che noi possiamo riaprire subito l'ospedale, non tutto, la parte che è su via Ripetta, che è restaurata negli anni 60, sono circa 2000 metri quadrati dove c'era l'ortopedia, quindi quella è una zona fruibile anche adesso se il PNR ci consente di investire qualcosa. Si può partire con una, la mia proposta è che si possa partire con un ospedale H12 utilizzando i medici di famiglia all'interno della struttura e dotando delle tutte le attrezzature diagnostiche diciamo necessarie, come se fosse una casa della salute, ma molto più efficace, e questa potrebbe essere una soluzione immediata. Medici di famiglia presenti 24 ore tutto il giorno nella continuità assistenziale e intorno a loro nella parte dell'ospedale che dà su via Ripetta, la facciata è rimasta del 600, ma all'interno c'è una struttura che è facilmente restaurabile nonostante il degrado e come dire, la vandalizzazione che ha subito l'ospedale. Questa è anche un'altra cosa grave, l'ospedale ha subito una vandalizzazione, sono stati distrutti i bagni, sono stati distrutti i soppalchi, tutto, cioè non si sa perché, oltre a portare via tutte le attrezzature, hanno dovuto vandalizzare come per rendere irreversibile la distruzione dell'ospedale. Quindi questa è una cosa, ed è purtroppo, noi non possiamo andare a vedere, cioè non ci consentono di andare a vedere, quindi questa è una cosa grave. Però l'ospedale può risorgere in questa questa grande ala che si trova sul territorio. Quindi finite le lezioni, cercheremo di dare risposte. Per cui mi sembra che chiudiamo con questa proposta molto concreta. Bravo. Grazie a tutti, grazie a Livia, grazie a tutti quanti, grazie a quelli che non hanno potuto partecipare. Però a Luna i vigili ci arrestano. Grazie a tutti. Qualcuno che uscendo vuole ritirare il...